Eh sì, è davvero difficile trovare dei problemi a questa Roma, anche con un Cassano sempre più separato in casa e costretto a guardarsi tutta la partita dalla panchina. Quando si ha la fortuna di avere in squadra un capitano capace di deliziare la platea con giocate di fine e di trascinare i suoi alla vittoria con lanci illuminanti, diventa difficile mettere dei limiti al futuro della Roma. Il resto lo fa Spalletti, consegnando a Totti le chiavi del gioco e facendogli muovere accanto i compagni con una serie di movimenti sincronizzati degni del repertorio zemaniano. Che il pomeriggio della regina non sarebbe stato dei più felici lo si intuisce dopo pochi minuti di gioco, quando Mancini segna la rete dell'1-0 annullata da Rosetti per un presunto fallo di Panucci in avvio dell'azione. La Roma continua a produrre il suo gioco fatto di verticalizzazione di giocate di prima e Perrotta ci prova con un tiro che finisce alto. Nella regina si sente fin troppo l'assenza dei giocatori di classe ceduti nel mercato estivo e nei primi minuti i calabresi non riescono a produrre molto di più di questo tiro tentato da Cavalli. Montella non sembra in una delle sue giornate migliori e lo dimostra quando gira tra le braccia dell'ex compagno Pelizzoli un passaggio di Cufré abbellito dal velo di Totti. Cufur prova a rendere più incisiva la manovra della regina, ma Cavalli non azzecca il pallonetto. Alla mezz'ora però la Roma decide che è il momento di fare sul serio. Taddei recupera il pallone, Mancini viene anticipato da De Rosa che mette Montella nelle condizioni di battere a rete, Pelizzoli respinge ma non trattiene e il brasiliano non ha problemi a mettere dentro il tapin aereo. La Roma non si ferma e le sue azioni in verticale aprono senza troppi problemi la difesa di Mazzarri. Il capitano dà inizio al suo show con un assist sprecato da Montella prima di servire Taddei con un colpo di tacco dopo un passaggio di Cufré. Inizia la ripresa e la Roma raddoppia. La giornata felice di Totti gli permette di azzeccare l'assist vincente anche quando sbaglia una conclusione su calcio di punizione. Il resto lo fa De Rossi con la spaccata che regala il raddoppio ai giallorossi. La regina è sotto shock e non serve di certo a rianimarla la conclusione di Bianchi, anche perché poco dopo Paredes si fa cacciare per una gomitata per Rotta. La Roma non aspettava altro per continuare a produrre il suo calcio fatto di giocate in velocità. Totti viene fermato per un fuorigioco inesistente a tu per tu con Pelizzoli prima che un'azione spettacolare porti Cufré a tentare il tris con una conclusione che finisce a lato. Dopo un'altra occasione capitata sui piedi del capitano che approfitta di un tacco di Mancini e una parata di Pelizzoli su un altro tentativo del brasiliano, la regina trova per la prima volta lo specchio della porta ma anche un ottimo Curci che respinge il tiro di Bianchi. Nel recupero c'è spazio per un palo colpito da Mancini dopo un passaggio di Taddei e per l'ennesimo assist di Totti che rende felice anche Nondà, entrato poco prima al posto di Montella, che mette dentro il 3-0 dopo aver superato De Rosa. Sarà anche presto per capire il destino di questa Roma, ma dopo una partita così, almeno, i fantasmi dello scorso campionato sembrano davvero lontani. Dicono sia il bello del calcio, l'imponderabilità di un episodio capace di cambiare l'inerzia di una gara e determinare gioie e dolori in mezzo al campo, ma andatelo a dire a quelli della Roma, convinti di mangiarsi l'Udinese, accreditarsi come quarta forza del campionato, pronti ad un pomeriggio di sorrisi e gol a grappolo, e adesso lì stanchi e delusi a far di conto sulla prima sconfitta della stagione. Eppure questa Roma-Udinese, scontro diretto, forse un po' troppo anticipato a dire il vero per la ricerca della famosa quarta forza, era partito a colori, quelli dell'insolito pallone, quelli della Roma di Spalletti, del Cassano perdonato ma ancora in panchina e del Montella, versione sono io il terminale di tutto, un terminale spento, aggrovigliato nel pensiero supremo, come ho fatto a sbagliare al minuto 18, già come ha fatto anche se il piede di De Santis è quello di un portiere vero, una rumba quella romanista che prosegue e che offre a Montella la replica, ma il destro, lo sanno anche i bambini, non ha mai fatto la fortuna di questo centravanti, c'è poi il polpaccio della malora romanista, quello di De Rossi che mette in croce Curci, esaltando il sinistro teso di Muntari. È solo il 32esimo, non si direbbe una gara da 1-0, ma la Roma è sempre zavorrata da un Montella che non vedendo la porta prova un assist al quale nessuno crede e per fortuna dei giallorossi di Natale uno che davanti all'occasione di far gol dimentica quello che potrebbe fruttare un assist, in questo caso davvero prezioso. Ma di prezioso per l'Udinese c'è De Santis, mentre Cosmi copre la squadra con Vidigal per Di Michele e Spalletti mette Nondà per Montella, lui copre la porta con due interventi degni di un fuoriclasse. La Roma a questo punto si deprime, siamo solo in avvia di ripresa ma la frittata è fatta, nemmeno il figlio il prodigo giallorosso Cassano Antonio da Bari ce la fa a cambiare la domenica bestiale di Spalletti. Non solo, Nondà sbatte contro quel Marcantonio di Natali, mentre la scelta tattica della Roma permette alla coppia Iaquinta di Natale di bruciare occasioni preziose che regalano a Cosmi un principio di gastrite. A dire il vero ci si mette anche Ambrosino, guardialinee sotto la Montemario, che induce Messina all'errore intorno alla mezz'ora, fermando il centravanti reduce dalla nazionale. Entra anche Alvarez per Perrotta, ma la Roma non c'è più. C'è invece l'Udinese che attacca e spreca, manco si divertisse a far fremere il tarantolato Cosmi. Il 2-0 però, oltre a non cambiare
cambiare il senso dei tre punti bianconeri sarebbe una mazzata eccessiva per una Roma che per mezz'ora ha giocato da grande, piegandosi alla Iella e alle proprie imprecisioni come una debuttante. Morale, in campionato qui una vittoria non si vede da 7 mesi. 4 vittorie consecutive in stagione invece per Serse Cosmi. Il fatto di essere romanista oggi non l'ha certo intenerito. Livorno a punteggio pieno, sempre a segno al picchi da 12 turni, è il banco di prova giusto per la Roma che vuole riscattare la sconfitta interna contro l'Udinese. Spalletti, oltre che a Cassano, ancora a corto di condizione, deve fare a meno di Chivu e Mexese. Vista l'abbondanza di centrocampisti, passa al 3-5-2, con Bovo preferito a Cufré e Perrotta, Aquilani e De Rossi in mediana. Ed è proprio il centrocampista della nazionale a sfiorare il gol dopo appena 20 secondi di gioco, con un destro che si stampa sulla traversa con Amelia sorpreso. 5 minuti per la risposta a Maranto e basta un cross di Morrone per mandare in crisi Cuffure e Curci che non si intendono. La porta è spalancata, Lucarelli non ne approfitta. La difesa giallorossa non sembra a chiusura ermetica e Palladino prova a sorprendere Curci sul primo palo, fuori di poco. Totti, a segno nella scorsa stagione con Livorno sia all'andata che al ritorno, deve sfuggire al pressing amaranto. Qui nessuno dei suoi compagni si inserisce sul cross. Il Livorno è sempre pronto a colpire anche sui calci da fermo. Al 21esimo, su azione d'angolo, Galante chiama Curci al primo intervento della serata. Anche Amelia si mette in evidenza, uscendo a valanga su Mancini, lanciato in velocità da Francesco Totti. Un colpo di testa di De Rossi manda fuori tempo i compagni della difesa giallorossa e si trasforma in assist per Lucarelli. Prontissima la risposta di Curci. Botta e risposta. Adesso è il turno della Roma con i due esterni protagonisti. Sul cross di Taddei, il taglio di Mancini è un secondo in ritardo. E Spalletti vorrebbe mangiarselo. Più o meno quello che succede nell'area opposta allo scadere del primo tempo con Balleri, che stavolta è puntuale sulla sventagliata da sinistra, ma la sua conclusione è da terzino e il primo tempo si chiude senza reti. Troppo compassata la Roma per creare problemi ai padroni di casa, Spalletti prova allora a cambiare il terminale d'attacco. Con la staffetta ormai abituale, Montella non dà. Donadoni risponde con Lazetic per Ruotolo. Grandi manovre sulle panchine, manovre involute in campo con Taddei che chiede il rigore dopo questo scontro con Vargas. Per Trefoloni non c'è fallo. Totti prova allora a sorprendere Amelia su punizione, ma il portiere del Livorno alza sopra la traversa. I padroni di casa ora soffrono la maggiore intraprendenza della Roma, che nel quarto d'ora finale perde lo spunto di Mancini, sostituito da Cuffré. A movimentare il finale ci pensa però l'arbitro Trefoloni, che non essendo in grado di far rispettare la barriera, sfodera un grottesco giallo all'indirizzo di Totti. Dopo 4 minuti di tentativi, il capitano giallorosso riesce a battere con gli avversari a 3 metri e il tiro finale di Perrotta è parato agevolmente da Amelia, che poi si esalta sul colpo di testa a botta sicura di Nonda da 2 metri, un guizzo che trasforma il gol in angolo. E in un finale a nervi scoperti, i giallorossi si lamentano ancora con Trefoloni, che non vede questo fallo di mano di Vargas in area su cross di Nonda. La Roma vola nel finale, prepotente azione personale di Totti, con tiro di poco a lato, e Livorno più che soddisfatto del punto guadagnato. Per la Roma, al di là di Trefoloni, un'occasione persa. Mercoledì all'Olimpico contro il Parma c'è già l'obbligo dei 3 punti. Con Montella in panchina e Nonda al centro dell'attacco, ancora orfano di Cassano infortunato, Spalletti e la Roma cercano la prima vittoria all'Olimpico in campionato dopo 7 mesi. Il Parma di Berretta sceglie il 4-4-2 con un attacco robusto formato dall'ex Del Vecchio e da Corradi, che dopo 12 minuti provano a mettere paura a Curci senza grande successo. Quarto d'ora, primo guizzo della Roma, cross di Cuffré, arrivano in ritardo Taddei e Perrotta e la difesa emiliana tira un sospiro di sollievo. Dopo un avvio stentato, il pallino del gioco finisce ai giallorossi che con i lanci dalle fasce laterali provano ad impensierire Lupatelli. Al 22esimo da Panucci a Nonda, ma la girata del congolese non è granché. Ancora 1 minuto e la Roma passa in vantaggio. Totti idealmente prende per mano la sua squadra e fa tutto da solo. Conquista il pallone a centrocampo, converge verso il limite per la conclusione di destro. Lo segue Cardone, il tiro viene sporcato e Lupatelli assiste impotente ad un imprendibile lob.
L'entusiasmo del capitano, che non segnava in casa in campionato dal 20 febbraio scorso e che ogni volta che vede il Parma si scatena, non ha rete in totale, scuote la Roma. Trascorrono solo 2 minuti da Aquilani a Totti, verticalizzazione per Taddei. Il brasiliano sorprende la difesa emiliana e sull'uscita di Rupatelli sceglie il pallonetto, che forse andrebbe in gol ugualmente, ma non dà, non corre rischi e fa 2-0. La reazione del Parma, guidata da Del Vecchio sulla corsia di sinistra, è tutta nel tiro di Bresciano, opposto dal corpo di Aquilani. La sfida si accende anche grazie a Totti, che al 27esimo defilato a destra prova a sorprendere Lupatelli. Bravo alla deviazione in corner. Il Parma ha un sussulto alla mezz'ora. L'angolo di Bresciano premia la testa di Paolo Cannavaro, evidenziando l'errore grossolano di Curci, che sbaglia in pieno il tempo dell'uscita. La speranza di riaprire il match tuttavia dura solo 3 minuti per la squadra di Berretta, perché dalla sinistra il difensore Bovo calcia una punizione che è una rasoiata. Panucci sceglie il tempo in modo perfetto e fa centro, dedicando idealmente la rete al CT Marcello Lippi, presente all'Olimpico, e garantendo alla squadra di Spalletti un margine sereno fino alla fine del primo tempo. 7 minuti della ripresa ed è ancora Roma, con Totti abilissimo a smarcare per rotta sulla destra. Sull'uscita di Lupatelli la scelta del pallonetto è felice, ma la rovesciata di Paolo Cannavaro salva il Parma dalla quarta rete. Sfiorata ancora 3 minuti dopo dalla Roma, sul corner dalla destra Cufur è tutto solo, colpisce male di testa, mentre Panucci non ce la fa ad addomesticare il pallone per fare gol. Evitato anche al 17esimo, sulla punizione di Totti Lupatelli non trattiene, Cufré pensa già ad un tapin vincente, ma Cannavaro, sempre lui, si getta in scivolata e salva la propria porta, dimostrandosi di gran lunga il migliore dei suoi. Del Parma da segnalare solo al 23esimo una bella punizione di Bresciano, che non inquadra il bersaglio per una questione di centimetri. Al 42esimo l'apoteosi del congolese non dà, dopo un tiro di Dacour entrato per l'infortunato Cufré ed uno di Totti, entrambi respinti da Lupatelli, l'erede di Montella sigla la doppietta personale e sembra per ora aver risolto il problema dell'attacco di una Roma tornata in carreggiata dopo 2 prestazioni non proprio esaltanti. La domenica non è il mercoledì, direbbe la Palisse, e allora chi si aspettava una Roma scatenata dopo i 4 gol al Parma contro un Cagliari mortificato dall'Empoli nel turno infrasettimanale ha dovuto in fretta rivedere i propri giudizi, e non soltanto per l'ovvia considerazione di cui sopra. Non decolla la squadra di Spalletti, frenata certo dalle molte assenze, Manzini, Montella, Cufré e quel Cassano che, se vuole, sa sempre inventare, ma anche da una personalità non ancora sviluppata appieno e da un'opaca vena dei suoi uomini più incisivi. Sarebbe un torto, tuttavia, non offrire al Cagliari di Ballardini il beneficio dei sensibili miglioramenti, certificati non solo da una difesa più attenta, ma anche da uno spirito nuovo, più determinato, che sull'asse Suaso-Esposito confeziona la migliore azione della gara sul finale di tempo, sbattuta contro il palo. Una parità nel match santificata dalla successiva traversa di Perrotta in avvio di ripresa, capace di contribuire in modo sostanziale all'equilibrio di una sfida che finisce certamente per soddisfare di più il Cagliari, che saluta con piacere il punto conquistato in casa, in grado di rimpinguare la classifica dopo la falsa partenza e dopo il festival anche un po' stucchevole di allenatori presi ed esonerati. Una soddisfazione maggiore rispetto ad una Roma che sembra non trovare il passo giusto. Era attesa alla prima vittoria consecutiva dopo il poker col Parma. Ragiona su un pareggio che rallenta e di molto, visti gli altri risultati, la sua corsa per salire sul treno della zona Champions League. La crisi della Roma, che contro il Siena, ridotto in 10, subisce la seconda sconfitta della stagione, anche questa all'Olimpico. Rispetto allo stop con l'Udinese, tuttavia, stavolta non ci sono attenuanti per i giallorossi. Messa male in campo da Spalletti per tutto il primo tempo, dove Karja, il marocchino ex Ternana, non trova la posizione, dove le conclusioni sono quasi sempre sterili, la Roma va sotto grazie ad una nemesi maligna, con quel negro che 5 anni fa siglò un autogol clamoroso nel derby nell'anno dello scudetto romanista. E non riesce per oltre mezz'ora a mettere paura a Mirante, portiere senese. Avvitata sulle incongruenze tattiche e sull'utilizzo dal primo minuto di Cassano che non dà frutti, la Roma resta al palo e va a riposo sotto di un gol. La ripresa viene scossa dal destro di Taddei, che annuncia un'altra musica con Nondà al posto di Karja. Il gol dell'ex senese, che pareggia, sembra condannare la formazione di Decanio. Senza Tudor pare in difficoltà se presa in velocità, ma è proprio un'azione veloce e sorprendente a garantire al Siena, a questo bel Siena, il nuovo vantaggio. Chiesa, 132 gol in Serie A, regala una chicca preziosissima ai suoi. C'è poco tempo per gioire però, perché arriva poi quella che sarebbe dovuta essere la svolta per la Roma. Morganti non perdona Vergassolo al rigodosso di Totti. Il capitano romanista batte a sorpresa la punizione, il numero 6 bianconero ci mette il piede e, già ammonito, rimedia dal direttore di gara l'espulsione.
La superiorità numerica tuttavia non esalta la Roma. Ci mette troppo la banda Spalletti a rendersi pericolosa. Pareggia solo al 40esimo con Panucci, abile a replicare la solita punizione di Totti non trattenuta da Mirante. Poi, proprio al 45esimo, la Roma la fa grossa. Perde palla sulla tre quarti e non riesce a fermare il caracollante Bogdani, bravissimo e fortunato nell'offrire a Colonnese, sì proprio lui, quello del pugno ricevuto da Totti e le polemiche sulle sue provocazioni, la palla del 3-2 che archivia il passato grazie ad un'azione capace di esaltare il Siena di Decanio e di sbattere nell'inferno della crisi una Roma ormai incapace di ritrovare se stessa. Nemmeno i 5 minuti di recupero concessi da Morganti offrono ai giallorossi la spinta per combinare granché. In un solo giorno vengono incassati più gol di tutte le precedenti 5 giornate e adesso si guarda con preoccupazione ad un futuro diventato sorprendentemente di bassissimo profilo. La Roma abbandona Empoli scuro in volto, in stato confusionale, a 4 giorni dall'impegno UEFA e a 1 settimana dal derby contro la Lazio. E Spalletti, ex della gara, non lascia qui motivi di particolare rimpianto. I numeri deficitari parlano per lui e per la squadra che incassa la 2ª sconfitta consecutiva e, come contro il Siena, non sfrutta la superiorità numerica. Lacerata dal caso Cassano, bloccata sul mercato, aggrappata a Totti, costretto a fare l'attaccante rifinitore, il centrocampista che finisce spompato come tutta la squadra sul piano fisico e mentale. Di contro l'Empoli si dispone al meglio, recuperando all'ultimo Riganò, che non si era allenato per 1 settimana per problemi muscolari e che subito ingaggia duelli con Metzex, oggi al centro della difesa, con la novità di Chivu, schierato terzino sinistro. Non sono comunque mancati alla Roma episodi a favore. Il primo al 27esimo, quando Lucchini, in ritardo su Taddei, gli entra sul costato a gamba tesa. E cartellino rosso senza esitazione per l'arbitro Pieri. L'Empoli così rimane in 10 e così come finisce la partita per Riganò, che somma richiama per Moro un terzino, lasciando Tavano in avanti come unica punta per i toscani. L'unica mossa possibile per Somma si rivelerà poi quella vincente per l'Empoli. Mentre Berti prova i riflessi su un cross di Mancini, recuperato, mentre non dà in attacco, si perde tra le grinfie di Pratali, che lo sovrasta in centimetri, e Totti, che sul finire del primo tempo si affaccia in aria e calcia in porta, ma la palla finisce sull'esterno della rete. Nella ripresa Spalletti abbandona l'idea di una Roma con un unico terminale d'attacco e inserisce Montella, anche lui recuperato dopo il brutto colpo subito alle vertebre cervicali 2 settimane fa. Quello che fa l'Empoli è costruire subito, appena si può, palla al piede. Al 13esimo Vanucchi sale, pesca in avanti Tavano, che punta il bersaglio, appoggia di piatto destro in rete. La palla si infila nel poco spazio disponibile verso il secondo palo per il 5° gol stagionale dell'attaccante napoletano. I toscani hanno dopo nemmeno 3 minuti l'occasione del raddoppio con lo scatenato argentino Almiron, bravo a disfarsi di Bovo, entrato per Chivu. La Roma prova a reagire vivendo sui cross di Mancini per Montella e per Taddei, ma la squadra si muove lenta. I tifosi giallorossi, accorsi in massa ad Empoli, gettano fumogeni di frustrazione. Ancora Almiron, imbeccato da una volée di Moro, ha sui piedi la palla del raddoppio che non schiaccia in rete. La Roma, che lascia a Empoli a capo chino, è tutta in questa palla calciata per aria in malo modo da Mancini. Una Roma che su 4 trasferte, UEFA compresa, finisce senza dee e senza segnare. Il paradiso o l'inferno, così i tifosi giallorossi hanno caricato alla vigilia i giocatori della Roma, che chiedono al derby 3 punti per uscire dalla crisi. Un derby elettrico, come più di sempre quello dell'Olimpico, con il contorno purtroppo di incidenti prima della partita con un tifoso accoltellato. Spalletti, dopo la buona prova in Norvegia, regala una maglia da titolare al portiere brasiliano Doni. Totti è sempre in attesa di diventare papà, ma la presenza in tribuna della moglie Ilari è la conferma definitiva che il piccolo Totti non ha fretta. Sorpresa in porta anche per la Lazio, gioca a Ballotta al posto di Peruzzi, infortunatosi nel riscaldamento. Torna a Siviglia al centro della difesa al fianco di Cribari, mentre in attacco Delio Rossi si affida a Rocchi e all'anti-Roma Di Canio. Ma la prima azione della partita è giallorossa, cross di Totti, conclusione di Montella a lato. Risponde la Lazio con Rocchi che da buona posizione tira centralmente tra i guanti di Doni. Al 12esimo, Roma vicino al gol, proprio con Francesco Totti al suo 23esimo derby consecutivo. Il capitano, su assist di Taddei, prova il destro in scivolata verso l'angolo lontano, fuori di un niente. La Lazio aspetta l'avversaria nella propria metà campo, ma anche i giallorossi stanno attenti a non scomporsi. De Rossi azzarda dalla grande distanza. Ma al 27esimo ad andare vicino al gol è la Lazio, con una pennellata su punizione di Liverani. Doni sembra fuori causa, la palla sfiora il palo, dal replay si può apprezzare la traiettoria del tiro biancoceleste.
De Rossi è tra i più attivi in fase conclusiva, qui con un colpo di testa ravvicinato, ma il romanista viene ostacolato da Taddei. Ecco il motivo delle imprecazioni di Spalletti. A 5 minuti dal riposo però la partita si sblocca, Roma in vantaggio e proprio grazie a Francesco Totti che viene imbeccato da Taddei, entra in area da posizione defilata ma si inventa un colpo d'esterno destro che beffa Ballotta. Sud in delirio e Totti può festeggiare mimando, peraltro con grande attenzione ai dettagli, il parto imminente di mamma Ilari. Rivediamo nel replay il grande assist di Taddei e il colpo di biliardo del capitano romanista che castiga Ballotta sul primo palo. La rabbia della Lazio si sfoga in questa punizione di Oddo, potente ma decisamente fuori bersaglio, e il primo tempo si chiude sull'1-0 per la Roma. Anche la ripresa si apre con un Totti caricatissimo, Firmani ha il compito di marcarlo e per riuscirci deve ricorrere alle maniere forti, ammonito da Paparesta. Meno ispirato di Totti, Montella che prova la solo in piena area e il colpo d'esterno emulando il suo capitano ma non trova la porta. Una verticalizzazione di Liverani innesca Cesar che lancia Rocchi, l'attaccante laziale, può andare così al tiro due volte e in entrambi i casi è Chivu a ribattere la conclusione di Rocchi. I biancocelesti sono più intraprendenti rispetto al primo tempo e Delio Rossi asseconda l'atteggiamento con Dabò al posto di Firmani e al 12° arriva il pari. Cesar riesce a raggiungere il fondo e a crossare. Sullo spiovente è perfetto lo stacco di Rocchi che non lascia scampo a Doni, 1-1. E stavolta sono i laziali a fare festa grande a Rocchi, capocannoniere laziale con 4 gol. Nel replay evidenziata la splendida scelta di tempo del bomber biancoceleste, ma anche l'errore in marcatura di Chivu e Di Canio zittisce la Sud. La Roma in ginocchio e la Lazio potrebbe assestare l'1-2 e ancora Cesar a sfruttare il binario di sinistra e a crossare al centro, ma per fortuna di Doni invece di Rocchi c'è Berami che colpisce con la spalla e spedisce sul fondo sprecando un'occasione colossale. La partita si infiamma, Montella prova la bordata e il rimpallo favorisce Mancini che stoppa forse con un braccio, ma il suo tiro viene comunque intercettato. Aggiustamenti a centrocampo da entrambe le parti, con Dacour per Perrotta e Manfredini per Cesar. Poi, all'improvviso, la partita si incattivisce. Totti e Di Canio per poco non vengono alle mani e dalla tribuna Tevere piove una monetina che colpisce Paparesta sotto l'occhio. L'arbitro, contrariamente a Frisch, non abbandona il campo, ma è assolutamente da censurare il comportamento del lanciatore giallorosso che rischia di mandare KO Paparesta. Delio Rossi allora fa uscire Di Canio, accompagnato dalla bordata di fischi dei romanisti, che lascia in consegna a Pandev il seguente incitamento: ammazzali. Totti, stremato, sfiora il raddoppio con una girata volante che si perde sul fondo. Spalletti si gioca a 10 minuti dalla fine, la carta non dà al posto di un Montella evanescente. Ma l'occasione nell'area laziale è per Panucci che si fa trovare pronto alla deviazione di testa, Ballotta però è sulla traiettoria. Altro brivido sotto la Nord quasi allo scadere, Mancini colpisce la traversa deviando una punizione ma in contemporanea c'è il fischio di Paparesta e in pieno recupero non dà all'occasione della partita su assist di Taddei, fa tutto bene, stop e smarcamento in area, poi il suo sinistro finisce alto. Per la Roma è l'ultima possibilità, un punto che non serve all'anemica classifica della squadra di Spalletti, continua così il tabù olimpico per i giallorossi. Il pareggio invece viene festeggiato dalla Lazio, che resta quindi a più 5 sui cugini nelle parti nobili della classifica. L'Inter per allungare la strepitosa serie positiva a San Siro con 12 gol fatti e nessuno subito. La Roma per spezzare un tabù con l'autogol di festa di 11 anni fa ormai avvolto nella leggenda. Mancini lancia il capocannoniere nerazzurro Cruz dal primo minuto al fianco di Recoba, già a segno 6 volte contro i giallorossi. Spalletti risolve il dubbio del centravanti preferendo Montella. E dopo pochi secondi, proprio su cross dell'aeroplanino, De Rossi chiede il rigore per una strattonata di Samuel. Più evidente nel replay, ma Rosetti lascia correre. Pronta la risposta interista con una combinazione Recoba-Cruz. Secondo il guardaline non è fuori gioco e Doni è costretto all'uscita bassa.
Ma al dodicesimo la Roma passa in vantaggio, con Taddei che sfrutta la corsia deserta e crossa al centro, dove Montella ritrova lo spunto dei tempi d'oro, anticipa Samuel e batte Julio Cesar, segnando il suo primo gol in campionato e mettendo così fine alla lunga imbattibilità interna della porta interista. L'Inter fatica a riorganizzarsi e dopo una elaborata punizione è Figo a reclamare il rigore per una spinta di Montella giudicata veniale da Rosetti. Moviola in azione anche al ventunesimo, quando Cambiasso si vede annullare questo gol per fuorigioco dopo una deviazione su tiro dal limite di Veron. Proteste vivaci dell'argentino, ma il replay gli dà torto. La partita è viva, la Roma sfrutta bene il contropiede e sfiora il raddoppio con una volata di Mancini che colpisce il palo. Sulla respinta si avventa ancora Montella, ma stavolta c'è Favalli a evitare il gol. L'Inter pareggia subito il conto dei legni con Cruz che colpisce la traversa su cross di Recoba e Perrotta che spazza l'area. Ma alla mezz'ora Totti viene ispirato dalle divinità del calcio e si inventa un capolavoro. Vince un contrasto sulla tre quarti con Zemaria, poi punta l'area e quando vede Julio Cesar fuori dai pali si ingolosisce ed estrae il cucchiaio. Anche i tifosi dell'Inter sono costretti ad applaudire la giocata del capitano giallorosso. E la Roma, che non segnava da tre trasferte, si trova in vantaggio per 2-0 proprio sul suo campo stregato. Il contropiede della Roma trova regolarmente scoperta la difesa interista. I giallorossi si mangiano anche lo 0-3 con una combinazione Mancini-Taddei, che Montella non riesce a finalizzare per l'intervento in scivolata di Samuel. Ad inizio ripresa Mancini si affida ad Adriano, ma non passa nemmeno un minuto e la Roma usufruisce subito di un calcio di rigore concesso da Rosetti per una trattenuta di Samuel amplificata da Montella che cade a terra. Sul dischetto va Totti che spiazza Julio Cesar e firma la sua doppietta. Con quello del derby fanno 3 gol in 4 giorni. Lo 0-3 toglie l'appetito ai tifosi nerazzurri e in campo piovono fischi e panini. L'Inter ora deve scalare il Tourmalet e mura i giallorossi in area. Una diga bianca davanti a Doni, contro cui si infrangono i tentativi di Materazzi, Cruz e Samuel. Ma quella di Mancini è una squadra sfiduciata e l'espressione di Moratti non promette niente di buono. Cordoba, ostacolato da Adriano, non riesce a trovare il bersaglio su calcio di punizione di Recoba. Ma il brasiliano si fa perdonare con gli interessi al 22esimo. Punizione assolutamente perfetta. E dopo quelle di Recoba e Mihajlovic nel recente passato, la Roma paga ancora pegno. Per l'imperatore è il ritorno sospirato al gol che mancava dalla prima di campionato. Ormai si gioca ad una porta sola, con la Roma sulle ginocchia incapace di ripartire in contropiede e a un quarto d'ora dalla fine arriva per i giallorossi la mazzata di un gol farsesco. Condoni che si fa sfuggire di mano la palla in uscita. Adriano segna così l'incredibile 2-3 e la partita si riapre. Adesso è assedio, con l'Inter che ritrova le forze e il morale. Cucur rischia l'autogol su tiro di Veron. Ci prova anche Martins e un'altra deviazione di Cucur fa terminare la conclusione a un niente dal palo. La tensione è altissima e nei minuti di recupero tradisce Veron e Totti che si fronteggiano in un supplemento del derby romano. Il giallorosso finisce a terra ma Rosetti espelle entrambi. È l'ultimo episodio di una partita folle. La Roma vince ed esce dall'incubo. Per Mancini invece si preannuncia un'altra settimana di processi. Al gol forse nell'occasione più importante, quella che ha permesso alla Roma di tornare a vincere a San Siro dopo 11 anni. No, per me era importante far gol, era importante per la squadra vincere su un campo importante. Credo che ci siano tutte le componenti per essere felicissimi questa sera. Dopo un inizio di stagione difficile siete tornati alla vittoria in una situazione, in un'occasione veramente importante. Può essere considerata questa la svolta della vostra stagione? Sicuramente ai fini del risultato sì, però io ho sempre detto, come tutti del resto, che eravamo una squadra che si allenava bene, credeva in quello che ci chiedeva l'allenatore. I risultati non potevano che arrivare prima o poi, magari ci prendevano per pazzi qualche tempo fa, adesso questi frutti sono arrivati, ecco, secondo me non per caso. Capace di perdere 2 volte in superiorità numerica, di vincere dopo 11 anni a San Siro contro l'Inter e di dare continuità alla propria classifica negli ultimi minuti della sfida con l'Ascoli. Espulso Chivu al minuto 38 della ripresa, colpita dalla sassata di Domizzi che azzera il
vantaggio di Panucci nel primo tempo, recupera energie insospettabili e piega la squadra di Giampaolo al 91esimo grazie ad un acuto di quel Philippe Mexès, difensore francese diventato fino a oggi famoso solo per l'infinito contenzioso con l'ex club d'appartenenza transalpino, l'Auxerre. Così, quando qualcuno già faceva di calcolo, immaginando un nuovo passo indietro, dopo lo scatto veemente con l'Inter, la Roma assesta il colpo vincente e conquista la prima vittoria consecutiva di questo campionato. Senza Totti squalificato e con Cassano messo in ghiacciaia dal braccio di ferro con la società, l'impresa acquista contorni confortanti per la banda Spalletti. Vuoi per il valore aritmetico della classifica, vuoi per le qualità di un Ascoli mai disposto ad arrendersi. A margine di questi 90 minuti divertenti, inaugurati dal gol del vantaggio giallorosso firmato da Panucci, alcune considerazioni sulla direzione di gara di Rizzoli, arbitro bolognese. Per due volte considera involontari e dunque non punibili gli schiaffi che prima Cufur e poi Chivu danno al pallone in piena area giallorossa. Discutibile in quest'ottica di valutazione anche l'espulsione di Chivu che, unita all'ammonizione del diffidato De Rossi nel primo tempo, obbligherà la Roma domenica a Messina a rinunciare al romeno e al centrocampista della nazionale. Qui squiglie, direbbe Totò, perché lo Spalletti, costretto a fare a meno di Cassano e a fare i conti con una squadra imprevedibile, si gode finalmente una domenica dolce dopo la storica vittoria a San Siro. Per molti la svolta della stagione giallorossa è questa qua. La Roma vince anche a Messina e archivia definitivamente la crisi di risultati che aveva angosciato il suo avvio di stagione. Lo fa grazie ad un insolito tandem di goleador, il francese Mexès nel primo tempo e un'altra perla di Francesco Totti, la 115esima con la maglia della Roma, che sdogana la squadra di Spalletti da un secondo tempo di sofferenza. Così, anche senza Chivu e De Rossi squalificati e con Cassano ormai costretto alla firma del contratto con la società per ottenere di nuovo una convocazione, la Roma centra la terza vittoria consecutiva in campionato. Una performance che non realizzava dall'aprile del 2004. Ricordate la lotta a scudetto contro il Milan con Fabio Capello in panchina. Roba giurassica, soprattutto visto quello che è accaduto da allora in poi. Dunque, sia pure con gli affanni determinati da un secondo tempo non certo irreprensibile, la banda Spalletti riguadagna a quota 18 un ruolo in classifica degno delle ambizioni della vigilia. La partenza lenta stagionale sembra davvero archiviata. Il Messina, senza Zampagna, Illy e De Zanchi, patisce ancora una volta la sindrome dello stadio San Filippo, dove non ha mai vinto. Un primo tempo troppo rinunciatario ed una ripresa generosa ma poco incisiva fanno da corollario a questa nuova sconfitta che mette subito in ghiacciaia le speranze nate 7 giorni fa con il successo sul campo del Lecce. Chissà se Mutti saprà riflettere. L'inserimento di Di Napoli, comunque pericoloso, sembra arrivare con colpevole ritardo, aggiungendosi ai cronici problemi messinesi in fase conclusiva. Un problema che soffre anche la Roma. Tuttavia, anche senza un attacco prolifico in termini di continuità, sa derubricare definitivamente le proprie angosce e si gode da un lato le parate di Doni, portiere ormai super titolare, e le mirabolanti imprese del presto papà Francesco Totti, uno che riesce sempre a sorprendere anche quando la domenica non sembra ispiratissima. Con questi ottimi ingredienti la truppa giallorossa può concentrarsi, con quasi 2 settimane di tempo a disposizione, per la sfida che nella capitale dall'anno scorso è ancora più gustosa, quella contro la Juventus capolista di Fabio Capello, proprio quel tecnico cordialmente odiato dalla sponda romanista che oggi a Messina Luciano Spalletti ha saputo eguagliare nel vincere per 3 volte di seguito il campionato. Squalificato e nel riscaldamento si fa male anche Mancini al polpaccio destro. Giocano Mexès in difesa e da cura a centrocampo, Juventus con Zambrotta e Chiellini sulle fasce, Trezeguet ed Ibrahimovic davanti. Arbitra Paparesta, eccolo qui inquadrato, parte subito, attenzione la Juventus, il pressing, pallone per Ibrahimovic che carica il destro, pallone non lontano dal palo alto alla sinistra di Doni. Ma è un primo tempo dove la Roma gioca bene, attacca gli spazi, guardate qui Montella entra bene in area di rigore, scarta tutti, poi la conclusione è centrale, parata. Ancora Totti che vede, serve Montella, para ancora Abbiati, si arrabbia qui Montella molto attivo nella prima frazione di gioco, ma la Juventus è una squadra solida che attende e prova a colpire qui con Trezeguet, Doni mette il pallone in calcio d'angolo. Attenzione a questo calcio di punizione, siamo al 16esimo, Cufur, il colpo di testa di De Rossi, all'indietro Totti per Taddei e qui è bravo Abbiati a chiudere il palo e a mettere il pallone in calcio d'angolo.
Totti dentro. Qui colpo di testa di De Rossi, ma come vedremo dal replay c'è anche la testa di Abbiati con il pallone che termina sul fondo. Come detto, un buon primo tempo della Roma. Ma con Montella che scatta sul filo del fuorigioco, qui è molto bravo però Cannavaro ad anticipare su Totti, il cross era ancora di Montella. Montella molto attivo, dicevamo, e qui è bravissimo però Abbiati, tempestivo a chiudere sull'attaccante giallorosso. Attenzione a questo cartellino giallo, Vieira era in diffida, salterà la prossima gara di campionato. 46esimo, momento chiave della partita, cross di Camoranesi, colpo di testa di Nedved, 1-0. Nel momento migliore della Roma arriva il gol della Juventus, da grande squadra colpisce nel momento meno indicato forse. Qui guardiamo, forse c'è anche una indecisione tra Doni e Panucci. Fatto sta che arriva da dietro Nedved, colpisce di testa, nulla da fare, squadre a riposo, eravamo nel recupero e Nedved inizia subito nel secondo tempo con questo tiro a impensierire Doni. Attenzione a questi tre minuti clamorosi della Juventus. Il colpo di tacco di Ibrahimovic che va via a Kufur, entra in area, il suo tiro è il gol del 2-0 e dice mamma mia. Il suo commento, un commento personale di Ibrahimovic al suo gol, davvero una grande prodezza questa di Ibrahimovic. C'è stata anche qualche protesta da parte della Roma per una presunta spinta di Ibrahimovic che però non c'è. Andiamo avanti perché passano due minuti e colpisce ancora la Juventus con Trezeguet, il cross dalla destra era di Zambrotta e il colpo di testa perentorio, 13esimo del secondo tempo di Trezeguet, siamo sul 3-0. Non è finita, da Nedved per Ibrahimovic che si allarga, alza la testa, il suo cross, pallone ancora per Trezeguet, gol del 4-0, doppietta personale per Trezeguet, davvero micidiare la Juventus. Attenzione, va giù Vieira, l'azione prosegue un minuto più tardi, pallone che arriva a Montella, viene messo giù da Thuram, chiara occasione da rete, quindi alza anche il cartellino rosso davanti al capitano della Juventus. Juve in 10 uomini, trasforma Totti, 4-1, e siamo solamente al 17esimo del secondo tempo. Attenzione perché al 23esimo la Roma potrebbe in qualche modo riaprire la partita con questo tiro di Totti, pallone che sfiora però il palo alla sinistra di Abbiati. Entra Del Piero al posto di Ibrahimovic, qualche scorrettezza verso la fine della partita, ma la Juventus sbanca all'Olimpico, Juventus batte Roma 4-1. Roma e Fiorentina si presentano all'Olimpico con timori più che giustificati. I giallorossi infatti hanno vinto solo due partite delle sei giocate in casa e sono privi di Montella, Nonda, Chivu, Mancini e Perrotta, mentre i viola qui sono stati sempre sconfitti negli ultimi 8 anni. Spalletti allestisce così una formazione d'emergenza, con Tommasi e il contestato Cassano in campo fin dal primo minuto. L'ex Prandelli può invece riproporre la stessa squadra che ha battuto il Milan la settimana scorsa. Ma sono proprio i due nomi nuovi della Roma a dare la prima svolta alla serata dopo nemmeno 100 secondi. A fondo di Cassano sulla destra e cross al centro dove c'è Tommasi travestito da bomber. L'anticipo su Ifalugi è quello del Montella dei tempi d'oro. Festa grande per il centrocampista giallorosso, che celebra come meglio non potrebbe il ritorno da titolare. E al settimo la squadra di Spalletti, approfittando del contraccolpo psicologico viola, potrebbe addirittura raddoppiare con Totti, dolorante al piede destro, che di sinistro impegna Frey in diagonale. Taddei, troppo decentrato, non sfrutta il tapin. Bisogna attendere altri 10 minuti per la replica viola, con Toni che si avventa su un rinvio sporco di Panucci e gira verso la porta di Doni, senza però inquadrare il bersaglio. Ma è ancora Fre a evitare il raddoppio, schizzando di puro istinto sul colpo di testa di Cassano, che l'ha già battuto 6 volte in carriera. Stavolta però alla meglio il portiere, che merita il replay per la sua reattività sulla deviazione ravvicinata. Merita il replay, ma per motivi opposti, anche l'uscita farfallona di Doni, che replicando l'errore di San Siro serve Toni che appoggia a Dainelli. Sul tiro del difensore è provvidenziale il salvataggio sulla linea di Kufur, che devia sulla traversa. Poi il portiere brasiliano si riscatta parzialmente con un volo coreografico per spedire in angolo una punizione di Pasquale. Il capocannoniere del campionato ingaggia duelli ruvidi con Mexès e i due familiarizzano anche a gioco fermo.
Problemi ai flessori della gamba sinistra invece per Dainelli, sostituito da Gamberini prima della fine del tempo. La ripresa si apre con un bel destro a fil di palo di Montolivo che dà la misura delle bellicose intenzioni viola, confermate 10 minuti dopo il riposo dall'ingresso in campo di Pazzini per Montolivo. Adesso la Roma ha a disposizione il contropiede, anche se sprovvista di prime punte. Qui Cassano va al tiro, trova la potenza ma non la precisione. Cambio anche per Spalletti, che inserisce Aquilani al posto di Dacur, dolorante e ammonito. Ma al 20° arriva la seconda svolta dell'incontro. La difesa della Roma, ed è tutt'altro che una novità, si fa trovare scoperta dal lancio di Brocchi. Mexès peggiora la situazione, atterrando da dietro Pazzini. Rigore ed espulsione del francese. Sul dischetto Vattoni e non sbaglia. 16° gol in campionato per il capocannoniere, che ristabilisce le distanze su Trezeguet, primo degli inseguitori. 1-1 dunque a metà ripresa e Roma in 10, che tenta con Francesco Totti di rialzare la testa. Ma Spalletti deve puntellare la difesa con Bovo al posto di Cassano. Prandelli risponde mettendo pazienza per Brocchi, visibilmente acciaccato. Brividi in area viola con una punizione di Cuffré che carambola davanti a Fré, finendo sul fondo senza deviazioni. La Roma insomma è viva nonostante l'inferiorità numerica e a 7 minuti dalla fine reclama anche un rigore per fallo di mano di Gamberini su colpo di testa di Totti. Netto l'impatto da dimostrare la volontarietà. E subito dopo potrebbe anche arrivare la beffa per i giallorossi, con Fiore che però risparmia gli avversari ciccando la conclusione a dispetto della tradizione favorevole agli ex laziali. Allo scadere esce Totti, consolato inutilmente da Spalletti. Per i padroni di casa infatti il ritorno alla vittoria casalinga è ancora rinviato, mentre alla Fiorentina il pari serve almeno per spezzare la serie nera all'Olimpico. Ma no, tutto sommato dobbiamo essere soddisfatti perché contro la Fiorentina ci può stare di subire, ci può stare di prendere gol visto la vena realizzativa di Tone, però credo che dobbiamo farci un applauso per il dopo. In 10 sull'1-1 non abbiamo certo pensato a difenderci, anzi ci abbiamo creduto. Penso che alla fine abbiamo creato più di loro pur essendo in 10. E questo ci deve far guardare avanti con fiducia e con ottimismo, perché vuol dire che abbiamo i mezzi. Così la critica ti sente come un giocatore diverso dagli altri? Tu ti senti un po' così? Più, come dire, più umano, più dedicato? Siamo tutti diversi, ognuno porta quello che ha. Sono contento perché ho giocato tutta la partita, ho giocato 90 minuti e più, sono riuscito a correre fino alla fine. E questo, insomma, mi rende felice perché vuol dire che ho lavorato bene fino adesso. Un mezzo passo falso o un passettino in avanti questa serata nella prospettiva della Roma? No, come ho detto, abbiamo reagito bene al loro gol. Paradossalmente abbiamo giocato meglio dopo il loro gol e non dopo il nostro. Avevamo davanti la Fiorentina, che ha dimostrato oggi anche di meritare la posizione di classifica che ha, al di là di Toni. Ma credo che siamo stati bravi, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato, come ho detto, molto, soprattutto dopo il loro gol. Dobbiamo essere contenti perché si poteva fare di più, però eravamo di fronte anche alla Fiorentina, eravamo molto rimaneggiati, poi siamo rimasti in 10, quindi dobbiamo essere contenti. La Roma scende a Lecce con l'unico conforto della statistica, imbattuta nei 12 incontri precedenti, ma il numero che più interessa a Spalletti è quello dei titolari indisponibili, ben 6. Totti, Montella, Mancini, Dabré e Mexès, mentre Baldini deve sostituire solo Camorani. L'allenatore romanista è costretto così ad allestire una squadra d'emergenza con la coppia d'attacco Nonda-Cassano, reduce dal tonfo di Belgrado. La partenza degli ospiti però è quasi la stessa di domenica scorsa. Assist di Cassano per Tommasi e tiro che stavolta non c'entra la porta. Secondo brivido per la difesa leccese al 9° quando De Rossi si avventa su una punizione deviata e mette in rete, ma caricando Sicignano in uscita, come evidenziato dal replay. Gol annullato e scuse del romanista. Mentre Doni, reduce da un paio di prestazioni non proprio cristalline, collauda i riflessi anticipando Conan sullo spigolo dell'area piccola. E al 21° la Roma passa in vantaggio, anche se nella maniera meno prevedibile. Nonostante il pallonetto su rigore fallito contro la Stella Rossa, Cassano ci riprova. Ne viene fuori un altro cucchiaino, stavolta però a renderlo irresistibile c'è il tuffo in controtempo di Sicignano, che riesce solo a smanacciare.
Primo gol in campionato per il romanista più discusso, festeggiato dai compagni di squadra. La reazione del Lecce è affidata a Valdés con un diagonale rasoterra su cui Doni è sicuro in presa, con Conan pronto al tapin. Molto più energica la reazione di Pinardi, che alla mezz'ora viene sostituito da Cozzolino e manda platealmente al diavolo l'allenatore, secondo la moda corrente. Tommasi fa il vice Totti e lancia in verticale Nondà, buono il controllo, apprezzabile anche la girata, ma palla fuori. A due minuti dal riposo, Chivu, recuperato in extremis, protesta dopo questo calcio di punizione e il replay gli dà ragione. Vucinic allarga volontariamente il braccio. Ma un minuto dopo la Roma viene risarcita con il gol del raddoppio, un'azione che vede Nondà chiedere a Rizzoli un altro rigore, ma sulla respinta c'è Bovo che esplode il destro, che rimpalla prima su Nondà, poi sul palo e finisce in rete. Prima del riposo c'è ancora tempo per una girata acrobatica di Cassano, siciliano, stavolta c'è. In apertura di ripresa invece il Lecce a protestare con l'arbitro per questo fallo di mano di Cufur in mischia. La Roma è troppo rilassata e al sesto subisce il gol che riapre la partita. Sull'assist di Valdés, Cozzolino è liberissimo e firma il suo secondo gol in campionato dopo quello segnato al Siena. E in 5 minuti il Lecce riacciuffa incredibilmente il pareggio su calcio di rigore concesso per un fallo di Chivu su Vucinic, abile ad accentuare l'intervento e a sfruttare l'ennesima incertezza di Doni. Assente lo specialista Pinardi e lo stesso Vucinic a realizzare dal dischetto il suo secondo gol in campionato. Grandina sulla Roma che perde per infortunio anche De Rossi, sostituito da Aquilani. E come da legge di Murphy, sulla squadra di Spalletti si accanisce la iella quando Cassano, a siciliano battuto, colpisce il palo. Ma un quarto d'ora dalla fine è il Lecce a imprecare contro la sfortuna. Conan umilia nell'uno contro uno Bovo, batte Doni sull'uscita e stavolta tocca a lui vedersi negare il gol dal palo. Si infortuna anche Cassano, sostituito da Alvarez, ma nei minuti finali la Roma prova comunque a riprendersi i tre punti con una punizione di Bovo che serve solo ad arricchire la collezione dei pali. Aumenta anche la serie di episodi da Moviola quando Nondà cade sull'uscita di siciliano, ma stavolta Rizzoli è più comprensivo nei confronti del portiere. Finisce così 2-2 e se il punto permette a Lecce di non rimanere all'ultimo posto solitario, la Roma, staccata anche dalla Lazio, scivola verso l'anonimato. Nel primo tempo una Roma cinica e spietata, concreta, nel secondo ha subito il Lecce. Come sempre, poi dipende sempre dai gol, tanto chi segna poi fa la partita, chi non segna. Noi siamo stati in gara sia nel primo tempo che nel secondo tempo, abbiamo fatto bene come ha fatto bene il Lecce, mi sembra che sia stata una buonissima partita, giocata bene come le squadre, come vuole il calcio, come le squadre debbono giocare, due squadre che non hanno mai lesinato niente, che hanno provato a forzare qualsiasi situazione, che hanno fatto fatica ed è stato apprezzato anche dallo stadio intero perché come si vede ora da ultimo hanno applaudito. Cassano, genio sregolato, Cassano. Almeno un gol ha firmato. Cassano ha fatto un grande gol, però a me mi interessa quello che è stato il lavoro con la squadra, quello che è stato il recuperare i palloni, quello che è stato il mettersi poi nelle condizioni giuste per dare un contributo. Quello è l'atteggiamento che lui deve avere e oggi in sala stampa gli farò i complimenti. La Roma, reduce dal successo in Coppa Italia sul Napoli, deve fare a meno di Mancini e Montella. Rientrano dal primo minuto Totti e Cassano, supportati in attacco da Taddei. Ritorno all'Olimpico da ex delicato per Gigi Del Neri. Il Palermo deve rinunciare a 7 giocatori, soprattutto in difesa, dove viene scelto il portiere argentino Andujar, con Biava e Barzagli, coppia centrale. In attacco Macchino e Caracciolo. Parte forte la squadra di Spalletti. Terzo minuto da Cassano a Totti. Il tiro non viene trattenuto da Andujar, che non si fida del pallone viscido. L'azione prosegue da Totti, assist delizioso per Perrotta che sceglie bene il tempo, ma l'uscita del portiere argentino smorza la conclusione con Ferri che risolve tutto mettendo in angolo. Il Palermo sembra alle corde, ma l'azione della Roma si ferma subito.
A centrocampo i giallorossi soffrono e non costruiscono gioco. Totti non trova la posizione e al 20° sul primo vero affondo il Palermo passa. Il calcio d'angolo conquistato da Caracciolo viene battuto da Corini. Biava, lasciato solo da Perrotta, trova il tempo giusto, nessuno sul primo palo ed è 1-0. Un colpo basso per una Roma che fa tantissima fatica a riprendersi. Taddei sulla sinistra non si inserisce quasi mai e quando lo fa, come al 28°, non appare lucido. Anche Cassano, sacrificato in un lavoro oscuro, pare fuori fase, ma al 35° proprio un lampo del 23enne Barese rimette in carreggiata la Roma. Sulla punizione dalla destra la difesa del Palermo non brilla per precisione e così l'azione d'attacco romanista prosegue, da Cufré a Panucci che allunga la traiettoria. Cassano è lestissimo ad anticipare l'uscita di Andukar. Secondo gol in campionato per il numero 18 giallorosso, comunque fischiato dalla curva sud. L'aver rimesso in sesto il primo tempo tuttavia non suggerisce alla Roma maggiore attenzione difensiva. Capita così che al 44° Panucci, per evitare un angolo, conceda a Bonanni la possibilità di un grande assist sprecato malamente da Macchinua, mentre in pieno recupero sul consueto angolo di Corini Doni va a vuoto. Barzagli non riesce a far meglio che colpire col ginocchio, permettendo a De Rossi di spazzare l'area piccola romanista. L'insicurezza tra i pali del portiere brasiliano accompagna l'avvio di ripresa, prima un'uscita di piede a dir poco incerta, poi al 5° sul tiro cross di Bonanni, una scelta di tempo assolutamente discutibile. Il Palermo legge la difficoltà della Roma in difesa, ma Macchino al 6° bravo a superare Kufur, non trova il passo per colpire a rete. Al 12° per questa pallonata sulla girata di Caracciolo, Kufur è costretto a lasciare il campo a Mexès, Spalletti ne approfitta e sostituisce Aquilani con Tommasi. Al 18° fiammata di Cassano che ruba palla al limite dell'area, prova il tocco sotto col sinistro ma sbaglia la misura. La Roma tutta via continua a soffrire, una difficoltà di gioco evidenziata dalla giornata no del proprio capitano. La manovra non solo è prevedibile ma anche lenta, non come quella del Palermo che inserisce Gonzales al posto di Bonanni e che grazie a Macchinua e Caracciolo tiene sempre innanzi a una difesa giallorossa qui salvata dal solito generosissimo Cufré. Alla mezz'ora l'arbitro Bertini grazie a Macchinua per questa brutta entrata non sanzionata su Taddei, mentre un minuto più tardi Spalletti toglie Cassano e inserisce il congolese Nondà, ma è il Palermo a passare. Gonzales scatta sulla destra, si beve Cufré e offre un assist perfetto a Caracciolo, semplice per l'Albatro siglare il proprio 6° gol in Serie A e festeggiare sotto lo spicchio di curva dei tifosi del Palermo. Ci sarebbero 15 minuti abbondanti a disposizione della Roma, ma la voglia di pareggio della squadra di Spalletti si esaurisce in questa punizione di Totti, immagine calzante della domenica balorda dei giallorossi, salutati dalla curva sud con fischi ed un coro ironico e significativo. Un tiro in porta, vogliamo un tiro in porta. Samp cerca Marassi una vittoria di consolazione dopo l'amara eliminazione in Coppa UEFA e Novellino corregge la formazione sconfitta a Lens con Pavan per Falcone e Gasbarroni al posto di Diana. Esattamente capovolta la situazione per Spalletti, con la Roma qualificata in UEFA ma senza vittoria in campionato dalla trasferta di Messina del 6 novembre scorso. Quel che è peggio però, l'allenatore giallorosso, privo di Montella, Nondà e Cassano, deve inventarsi una squadra senza punte di ruolo con Totti centravanti. Ancora fuori Mancini, in porta confermato Doni, ma al 12° ci pensa Perrotta a travestirsi da bomber, con un numero a sorpresa che lo mette in condizioni di battere Antonioli, destro a botta sicura e palla sul palo. Da rivedere il tiro del romanista, con la fortuna che nella circostanza non si schiera coi giallorossi. Ma la Roma insiste e al 15° passa meritatamente in vantaggio, lancio di Tommasi e Totti esplode la botta al volo, miracolo di Antonioli, ma l'azione continua ed è ancora il capitano giallorosso a farsi trovare pronto sull'assist di Perrotta. Stavolta per l'ex compagno Antonioli non c'è scampo e Francesco Totti infrange il tabù dal momento che non aveva mai segnato a Marassi. La Samp, che non subiva gol in casa da 425 minuti tra campionato e coppe, ci mette un po' a rialzarsi, ma Flacchi tiene sempre in allarme una difesa ballerina. Qui è bravissimo a domare il pallone e a girare Chivu. Doni stavolta non fa scherzi. Ma è difficile trovare una breccia nella diga eretta da Spalletti a centrocampo. E per Novellino i guai aumentano quando Palombo si accascia a terra tenendosi il ginocchio sinistro. Il centrocampista doriano deve uscire sostituito da Dallabona. Rischia grosso la Roma dopo la mezz'ora e l'occasione blu cerchiata è la conseguenza dell'ennesima uscita disinvolta di Doni. Mexès in extremis riesce a murare Flacchi, pronto ad approfittarne nel cuore dell'area piccola. Il tempo si chiude con questa punizione di Volpi.
tanto plastico quanto inutile il tuffo di Doni, palla fuori di un metro buono. L'avvio di ripresa è tutto un programma, con 11 romanisti nella metà campo difensiva e Samp all'assedio del Fortino. Semplicemente clamorosa l'occasione sciupata da Bonazzoli al quarto. Sul cross di Zenoni nessuno disturba il capocannoniere Doriano, che fa sgradito omaggio del pallone alla gradinata sud. Ma è ancora più lampante la palla gol sventata da Antonioli tre minuti dopo. Il colpo di testa di De Rossi colpisce ancora il palo. E il portiere blu cerchiato riesce ad allontanare in qualche modo prima che Panucci possa intervenire. E come quasi sempre succede nella ripresa, quando la Roma butta al vento quanto costruito nel primo tempo, la beffa per i giallorossi raddoppia praticamente sull'azione successiva. Kivu, un lontano parente del difensore conosciuto fino all'anno scorso, rovina inspiegabilmente su Flachi. Fallonetto è inutile e calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Flachi che trasforma, pareggia e porta a 6 il bottino personale in questo campionato. La rabbia giallorossa si concretizza in questa combinazione Totti-Taddei. Sull'assist del capitano il brasiliano trova lo spazio per il tiro, ma anche i pugni chiusi di Antonioli. Nella Samp entra anche Kutuzov al posto di Gasbarroni, ma il bielorusso in anticipo su Mekšes non riesce ad inquadrare la porta. Ci riesce invece pochi minuti dopo, costringendo Doni ad un intervento decisivo e anche coraggioso, considerando l'arrivo di Bonazzoli che travolge il portiere brasiliano. La difesa della Roma adesso è un invito al tiro per chiunque sia nei paraggi. Bovo serve Bonazzoli, che esala un sinistro facile preda dell'indaffaratissimo Doni. I giallorossi finiscono così sulle ginocchia e Tommasi, in chiaro debito di ossigeno, è sostituito dal Primavera Rosi. Mentre Bazzani, applauditissimo al rientro dopo la lunga assenza, rileva Bonazzoli. Ma le due squadre, provate anche dal turno di Coppa UEFA, non hanno più voglia di rischiare. E l'ultimo brivido è questo colpo di testa di De Rossi, deviato in angolo da Antonioli. Finisce 1-1, con la Samp che si porta a 25 punti e la Roma, che a quota 21, evita di scivolare nella colonna infame della classifica. E non dà infortunati. Cassano proprio in queste ore sulla via del Real Madrid e allora Luciano Spalletti, a cui mancano anche Mancini e Cufré, insiste su Francesco Totti centravanti contro il Chievo, che ha 6 punti in più in classifica della Roma. Pillon si affida alla coppia d'attacco Pellissi e Tiribocchi, che dal 20° al 25° mettono i brividi alla difesa giallorossa. La squadra di Spalletti soffre con le molte assenze e i tanti uomini fuori ruolo e il brasiliano Doni si riscatta chiudendo in angolo prima su Pellissi e poi con stile non proprio impeccabile su Tiribocchi. È il Chievo che fa la partita e la Roma si vede solo grazie ad una dormita del centrocampo di Pillon, con Totti che pesca sulla diagonale per Rota, dribbling in aria ma bravo Squizzi a chiudere. Minuto 30, entra in scena l'arbitro Tombolini, che condanna la bella ed efficace uscita di Squizzi su Tommasi. Per il direttore di gara è rigore, ma il gesto atletico non poteva evitare il contatto con Tommasi da parte del portiere del Chievo. Tombolini è irremovibile, Totti va sul dischetto, segna il suo 8° gol in stagione e lo celebra con un'esultanza nuova, la poppata al bambolotto di Cristian, il figlio del capitano, con tanto di maglia, nome e numero 10 sulle spalle. Lo show galvanizza l'unico faro di una squadra in difficoltà e al 39° il Chievo s'addormenta sulla galoppata di Totti, che appena inquadrata la porta col sinistro azzecca l'angolino, sorprendendo uno Squizzi in questa circostanza tutt'altro che irreprensibile. La partita in salita del Chievo diventa quasi impossibile. Al 6° della ripresa Danna colpisce al volto Taddei su un innocuo pallone a centrocampo. Tombolini stavolta è attento, ammonizione che con un giallo già sul taccuino diventa rosso. Chievo in 10. Nono Panucci, richiamato da casa da Spalletti, che non lo aveva convocato per un problema fisico ma costretto ad esserci viste le troppe assenze, calcia in aria, palla per Rota che per poco non inquadra il bersaglio. Pillon cambia tutto, fuori Tiribocchi e Pellissier, dentro Scurto e Amauri, ma è inutile perché al 19° per Rota non sbaglia, celebrando la sua gara bella e generosa contro i suoi ex con un gol alla Totti. Fuga in diagonale a centrocampo e destro da una ventina di metri che batte Squizzi. Al 40° i nuovi entrati, Okaka e Cargià, confezionano un assist ghiotto per Taddei, che anticipa tutti e sigla il 4-0. E così la Roma santifica il Natale nel migliore dei modi, tornando a vincere in campionato dopo un mese e mezzo esatto di digiuno.
È stato il migliore in campo, sei contento? Abbastanza. E tuo figlio, c'ha un mese e mezzo, hai festeggiato con lui i gol? Almeno avranno tutti vedere, hanno visto me. Chiudete l'anno in bellezza. Sì. In attesa che il gordito Cassano dimagrisca e faccia vedere al Real Madrid e al calcio italiano quanto valga davvero, la Roma incassa la quarta vittoria in trasferta del campionato e comincia il 2006 nel migliore dei modi, in barba non soltanto alle tribolazioni della cessione Real, ma anche e soprattutto delle troppe assenze che costringono Francesco Totti a settimane di straordinari come unica punta. Certo, vincere a Treviso non è impresa titanica, specie perché l'innesto di Marco Borriello non offre quell'incisività all'attacco dei veneti che Cavasin si aspettava. Tuttavia, oltre al gol di Aquilani, il primo in Serie A della sua carriera, la Roma legittima questo successo grazie ad una buonissima notizia. Con tre centrocampisti dietro all'unica punta, ecco il ritorno possente di Simone Perrotta, uno che due anni fa era azzurro e inamovibile e che a Roma ha rischiato di perdersi di brutto. Ora invece, da prima di Natale, è il migliore dei giallorossi fisso. Una bella ciambella di salvataggio per Luciano Spalletti, che deve far buon viso a cattivo gioco con un elenco di indisponibili da fare invidia alla più iellata delle squadre. Ed anche per Marcello Lippi, perché in mezzo al campo di talenti veri e propri per il Mondiale non ce ne sono poi così tanti. Così come capita alle cosiddette grandi squadre, la Roma a Treviso segna, gestisce, cerca il raddoppio senza quasi mai, fatta eccezione per una decina di minuti della ripresa, soffrire eccessivamente. Chiaro, il gioco dei giallorossi non induce a sperticati elogi, ma nella sostanza di questi tre punti c'è tutta la storia di una squadra che ora già pensa al Milan da affrontare senza Dakour, che ammonito salterà il posticipo domenicale contro i rossoneri. Certo, si gioca all'Olimpico, dove la Roma sembra soffrire moltissimo, ma contro una squadra che lascia giocare e che dunque potrebbe ovviare a qualche pausa accusata in cabina di regia da una squadra che tuttavia ha ritrovato anche il piacere della parola con la stampa. Un buon segnale per la squadra di Cavasin, invece un'altra sconfitta ed un posto solitario in fondo al gruppo, che tuttavia non deve deprimere. Malgrado tutto c'è ancora tempo per recuperare, specie se agli assoli di Pinga il reparto offensivo decida di darsi una mossa e lottare con maggiore continuità e incisività. Le vittorie di Juve e Inter obbligano il Milan a cercare di allungare la serie positiva all'Olimpico, dove i rossoneri hanno battuto la Roma negli ultimi due campionati. Ma la squadra di Spalletti, con Totti unica punta per gli infortuni di Montella e Nondà, è reduce dalle due vittorie senza gol subiti contro Chievo e Treviso. Rientra De Rossi dopo la squalifica, Mancini invece riparte dalla panchina, Cuffré preferito a Bovo. I tre gol subiti col Parma invece hanno fatto scattare l'allarme difesa rossonera, sempre priva di Maldini e Cafù. È il Milan comunque a prendere maggiormente l'iniziativa in avvio di partita, con la retroguardia romanista qui in affanno dopo un attacco a percussione degli ospiti. All'undicesimo c'è il primo intervento della serata ed è di Doni, che deve rifugiarsi in angolo con un apprezzabile colpo di reni sul tentativo da fuori area di Seedorf dopo un errore in disimpegno di De Rossi. E rivediamo la parata di Doni. Ancora Milan pericoloso al quarto d'ora con un velo di Gilardino e Shevchenko in ritardo sul cross dalla sinistra di Serginho. Doni stavolta era fuori causa sul primo palo. Dalle fasce piovono cross a ripetizione per gli attaccanti milanisti. Ancora uno spiovente dal sinistro di Serginho. Shevchenko prova l'impatto al volo ma non trova la porta. La risposta della Roma con la prima parata di Dida è questo colpo di testa di Aquilani in anticipo su Stam. Ma su uno spiovente dalla tre quarti era davvero difficile fare di più. La Roma cresce e alla mezz'ora reclama il rigore per un intervento eccessivamente energico di Nesta su Taddei, ma per Rosetti è tutto regolare. Freddo a parte, Galliani non sembra troppo soddisfatto della serata, con i giallorossi che escono con disinvoltura dalla propria metà campo e numeri a sensazione alternati ad errori di misura piuttosto banali e il primo tempo va in archivio senza gol e senza particolari sussulti in fase conclusiva. Nella ripresa, mentre Mancini continua a scaldarsi a bordo campo, Seedorf continua a spadroneggiare sulle corsie laterali, ma le iniziative dell'olandese non sono sfruttate a dovere dai compagni di squadra, che non riescono a chiamare in causa Doni.
Totti invece deve fare il tuttocampista, mediano, trequartista e attaccante, con a solo sfiancanti che non commuovono però Rosetti, protagonista di un arbitraggio all'inglese. Dalla parte opposta continua il Seedorf Show. Stavolta su assist di Kakà sbuca dalle retrovie e scocca il destro che spaventa Doni. Il replay evidenzia la pericolosità dell'occasione rossonera con la palla che esce di un soffio. Botta e risposta, adesso tocca ancora a Totti. Calcio di punizione molto potente, ma troppo centrale e per Dida non ci sono problemi. Il capitano giallorosso continua a tenere in allarme il Milan. Una sua discesa sulla destra, con cross rasoterra, mette in imbarazzo il portiere rossonero, ma c'è la guardia del corpo Stam a coprirgli le spalle. Ancelotti allora ridisegna il centrocampo inserendo Ambrosini per Gattuso, ma i tentativi milanisti continuano a rimbalzare sul muro romanista. Ci vuole così un clamoroso scivolone di Chivu in piena area per offrire a Shevchenko la palla buona per il vantaggio, ma l'ucraino, già 11 gol all'Olimpico, non trova il tempo per la conclusione. A 20 minuti dalla fine Spalletti decide che è arrivato il momento di Mancini al posto dell'acerbo Aquilani e il brasiliano è subito protagonista davanti alla porta avversaria, ma evidentemente il suo piede è ancora freddo e la conclusione svirgolata si trasforma in assist per Perrotta in fuorigioco. Ancora più ghiotta l'occasione capitata subito dopo a Chivu al termine di una bella triangolazione sulla sinistra, ma invece del tiro il romeno si inventa un assist nel nulla. A 10 minuti dalla fine dentro anche Rui Costa per Pirlo, ma un minuto dopo è la Roma a sbloccare il risultato. Totti serve Mancini che prova il destro dallo spigolo dell'area. Sulla traiettoria determinante la deviazione di Stam che beffa Dida. La Sud impazzisce di gioia e i contestatori di Mancini spariscono d'incanto. Stavolta è sfortunata la difesa del Milan che incassa così il 22esimo gol in campionato. Nel finale spazio anche a Pippo Inzaghi, che potrebbe diventare subito protagonista se Chivu non deviasse in angolo un assist al volo di Rui Costa, provvidenziale l'intervento del difensore. Ora gli attacchi del Milan sono più decisi, ci prova anche l'altro nuovo entrato Ambrosini, ma Doni stasera è attentissimo. Tommasi ha 7 polmoni e costringe Dida alla parata di piede da portiere di hockey ghiaccio appostato sul palo. I 3 minuti di recupero non servono al Milan per evitare la sconfitta, tanto inaspettata quanto dolorosa, perché cancella le residue speranze di scudetto dei rossoneri, o dalla Juve e agganciati anche dalla Fiorentina al terzo posto. Per la Roma decassanizzata è invece la terza vittoria consecutiva in campionato, che vale il sorpasso alla Lazio e l'aggancio al Chievo. Dopo le 2 vittorie consecutive di questo nuovo anno, Spalletti non cambia la formazione iniziale della sua Roma senza punte di ruolo, con Totti davanti a Tommasi, Perrotta e Taddei. Mancini, come col Milan, parte dalla panchina nella regina. Mazzarri, rispetto alla sconfitta con la Juventus, recupera Cozza, che con Vigiani in attacco forma un reparto senza uomini di ruolo. Il bunker dei calabresi salta subito. Inizio fulminante della Roma, 3 minuti appena sul cronometro, da Cufré a Tommasi sulla sinistra. Cross basso, non certo irresistibile, Pavarini va morbido sul pallone, ci scappa la papera e Totti da 2 passi non perdona per l'1-0. Decima rete del capitano giallorosso, di certo una delle più facili di questo campionato. La reazione della regina evapora su questo tiro dalla distanza di Cozza. La squadra di Mazzarri accusa il colpo e la Roma va. Quarto d'ora da Taddei ad Aquilani, che cerca il gol dell'anno, rimediando solo applausi per la buona volontà. 21esimo, Totti vede Taddei sulla corsia di sinistra, il brasiliano entra in area, finta il tiro, rientra sul destro e lascia immobile Pavarini. Il pallone però scheggia il palo esterno. La regina non riesce a pungere, la Roma insiste sulla corsia di sinistra, da Tommasi a De Rossi alla mezz'ora. La bella incursione è chiusa in angolo da Tedesco. I calabresi protestano al 36esimo per un fallo di mano di Mexès in area, che Tagliavento giustamente considera involontario, mentre al 38esimo Pavarini si riscatta deviando distinto il colpo di testa di Perrotta su azione d'angolo. Secondo minuto di recupero da Perrotta a Totti, che di testa batte Pavarini, ma Tagliavento annulla per un fallo del capitano romanista su Franceschini, che cercava di contrastarlo. Ripresa, c'è Amoruso al posto di Modesto nella regina, che parte subito forte. Quinto minuto, Paredes ci prova da 20 metri, ma il destro è addomesticato da Doni e messo in angolo da Chivu. Quarto d'ora, splendida combinazione Totti-Mexès. Il capitano smarca col tacco il francese, la botta a colpo sicuro è deviata in angolo da Pavarini.
ancora Roma, 20esimo, aggancio stile Brasil di Taddei che fa fuori Lanzaro, entra in area, vede Totti, doppietta a porta vuota meritatissima per il capitano che sale a quota 11 nella classifica dei marcatori portando a 121 le reti con la maglia della Roma. La festa giallorossa viene guastata parzialmente dal guaio muscolare a Perrotta al 24esimo, entra Mancini, match winner contro il Milan, 26esimo Mesto ha sul destro il pallone per riaprire la gara ma la conclusione violenta è respinta con attenzione da Doni che si supera 3 minuti più tardi, contropiede di Cozza, il fantasista reggino vede il portiere della Roma fuori dai pali, il cucchiaio però non sorprende il brasiliano che riesce a deviare sulla traversa con un pregevole scatto di Reni prolungando a 378 minuti la sua imbattibilità. Bello al 33esimo un altro salvataggio, quello di Lanzaro che da ex toglie a Tommasi la soddisfazione del 3-0 ma si fa male ed è costretto a uscire. Primo minuto di recupero da Mesto a Missiroli entrato per Vigiani, il colpo di testa riaccende le speranze di Mazzarri, ci sarebbero ancora 3 minuti per pareggiare ma tutto viene subito mortificato da Mancini che di destro sorprende Pavarini, finisce 3-1. Quarto successo consecutivo per la Roma che sale al 6° posto in classifica. La corsa Champions League inimmaginabile prima di Natale entra nel mirino di una squadra con un Totti capitano, leader e soprattutto goleador. Luciano Spalletti l'aveva detto in tempi non sospetti, questa Roma è un ottimo gruppo. Gli credevano in pochi quando i risultati non arrivavano e quando tutti insistevano sull'assenza di una punta di peso indispensabile per il gioco del tecnico toscano, privo anche di un regista di ruolo. Adesso che la punta non c'è proprio, Spalletti si toglie belle soddisfazioni perché i propri uomini sanno soffrire, sanno cogliere energie insospettabili in barba ad un impossibile turnover e danno il meglio di sé quando una rosa ridotta all'osso impone ragionamenti di bassissimo profilo. Invece, proprio nella sua Udine, attraversata da tribolazioni incredibili solo 3 mesi fa, Spalletti coglie la sua vittoria più brillante e significativa. Senza Totti, senza Panucci, senza attaccanti, vince 4-1 e inquadra nel mirino una zona Champions League che prima di Natale sembrava una follia, meglio, una provocazione. Eccola qua la Roma che non t'aspetti, con Taddei di punta, con Chivu che all'occorrenza fa il regista, splendido il suo slalom in occasione del primo rigore, e con Amantino Mancini, brasiliano ritrovato. Certo a semplificare e di molto il compito romanista, la lucida follia di Pinzi che dopo 24 minuti affida una manata in faccia a Cufré la firma in calce della disfatta bianconera. Senza Iaquinta, Obodo e Muntari ci mancava solo l'espulsione per rovinare la domenica a Cosmi e Pozzo che comunque lo conferma a dispetto dei mormorii sempre più copiosi dello stadio Friuli. Tuttavia, inferiorità a parte, a zittire lo stadio udinese ci pensa soprattutto Mancini. Era l'oggetto misterioso giallorosso, perduto tra i fumi di un mercato, accusato di essere in combutta con Cassano. Solo un mese fa sembrava smarrito, destinato a lasciare la Roma senza ulteriori tracce. Invece ha ringraziato Dio molte volte in questo inizio del 2006. Dopo i gol pesanti con il Milan e con la Regina, ecco il suo dito verso l'alto con dedica all'altissimo anche qui a Udine, con una doppietta bellissima e fondamentale per il morale e le ambizioni della Roma, capace di chiudere la questione nel secondo tempo anche grazie ad un prolifico De Rossi e ad una prova collettiva di tutto rispetto. Certo, come sempre nella vita ci sta anche un pizzico di sorte nella passeggiata dei giallorossi sulle rovine dell'Udinese, ma considerare Spalletti fortunato non sarebbe giusto. Montella e Nondà sono nel dimenticatoio per ragioni cliniche, Totti ha una caviglia dolorante, Okaka non sta bene ed oggi non c'era nemmeno Panucci squalificato, uno dei leader della difesa. Insomma, nel bussolotto delle soluzioni tattiche l'idea di Taddei centravanti sembrava quasi attinta al repertorio di una mossa disperata. Ma non c'è nulla lasciato al caso in questa squadra che, inseguendo Livorno e Fiorentina, ricorda a tutti che la stagione romanista ha un'altra piega. La risoluzione del caso Cassano, di quello Mexès, ha scosso in positivo un gruppo forgiato da Spalletti, il tecnico che nelle difficoltà ha trovato l'elisir per vivere da protagonista felice nella capitale tinta di giallorosso, lasciando oggi le briciole all'amata Udinese, afflitta da troppi guai per credere che questa stagione sia davvero così brutta. L'ottava vittoria consecutiva, la sesta in campionato di una Roma pressoché perfetta, consente ai giallorossi di Spalletti di lasciarsi alle spalle il Livorno e di inquadrare nel mirino il 4° posto della Fiorentina, ora lontano appena 5 punti. Il rientro di Totti, autore di una doppietta e di un assist, esalta il magic moment di una squadra che ormai gioca a memoria, riesce a gestire ogni situazione con grande lucidità e sa essere micidiale negli spazi aperti. Tutto questo senza una prima punta di ruolo.
Il Livorno, che non perdeva fuori casa dal 6 novembre, quando fu sconfitto dalla Juventus con lo stesso punteggio di oggi, è stato sovrastato a centrocampo e completamente annullato in avanti, dove Lucarelli e Palladino non sono mai riusciti a impensierire Doni. Dopo un buon inizio i toscani cominciano a dare segni di cedimento. Al 26esimo Messina ritiene regolare un intervento sospetto di Vargas su Totti. Poco dopo De Rossi, Perrotta e Taddei confezionano una splendida azione in velocità, sventata da una tempestiva uscita di Amelia. Ma il portiere Amaranto non può fare nulla alla mezz'ora sulla punizione di Totti deviata da Ferzel. Roma in vantaggio, 12esimo gol stagionale per il capitano e numero 152 con la maglia giallorossa tra campionato e coppe. Si attende la reazione del Livorno, invece la squadra di Spalletti è padrona assoluta del campo e sfiora il raddoppio al 35esimo su un gran tiro di Mancini, deviato da Grandoni e messo in calcio d'angolo da Amelio. I toscani non riescono a mettere il naso in area giallorossa e allora è la Roma a rimetterlo in quella Amaranto. Al 40esimo Coco strattona ingenuamente Taddei sotto gli occhi di Messina, che questa volta concede il calcio di rigore. Sul dischetto va naturalmente Totti, che firma il 2-0 e il suo 123esimo gol in campionato. Il Livorno cerca di avanzare il proprio baricentro in apertura di ripresa, ma la difesa giallorossa è granitica intorno a Mexès e Bovo e anzi è la Roma a risultare micidiale nelle ripartenze. Al 7° Perrotta si avventa come un centravanti vero su un cross di Panucci e la sua deviazione sotto misura in scivolata centra il palo più lontano, senza che a Mancini riesca il tapin vincente. Poco dopo il quarto d'ora lezione di contropiede, con due passaggi la Roma è in porta. Totti infila il pallone nello spazio, la difesa del Livorno è in ritardo e per Taddei è sin troppo facile battere per la terza volta Amelia. Al 27esimo Totti cerca il 4-0 con un colpo di testa su cross di Panucci, trovando però la parata del portiere Amaranto. Il suo collega Doni si guadagna finalmente la giornata qualche secondo prima del triplice fischio finale, alzando in calcio d'angolo una punizione di Cesar Prates. Ma questa Roma fa davvero paura e ora la Fiorentina deve cominciare a guardarsi alle spalle. A caccia della 7ª vittoria consecutiva in campionato per eguagliare il record di Fabio Capello, gioca appunto il capitano Totti. Parma reduce da 2 vittorie di fila, problemi in difesa comunque per Mario Beretta. Senza Pasquale Contini giocano Fernando Couto e Bonera. Arbitra Trefoloni, Toscano e Nicolai sono gli assistenti. La partenza del Parma, al 3° minuto qui Corradi non aggancia l'assist di Morfeo. 5° minuto c'è però la prodezza, la vediamo, di Francesco Totti sulla punizione di Chivu con il tacco. Totti, se vi ricorderete, in un Lazio-Parma ci fu il gol di Mancini di tacco, magari ecco qui Totti ha provato a eguagliare Mancini, attuale allenatore invece dell'Inter. Andiamo avanti, il gioco duro nel primo tempo c'è stato qui Bresciano con Perrotta, Perrotta evita di dare la mano e poi le attenzioni piuttosto particolari di Fernando Couto su Totti. Ma è la Roma a fare la partita, qui ci prova Dacur con questo tiro, pallone fuori. Al 43esimo però un brivido per la Roma con questo assist di Morfeo per Bresciano e qui è bravo Doni, lo vediamo nel replay, a chiudere sul centrocampista del Parma. Bravo davvero il portiere della Roma. Andiamo al secondo tempo, 0-0 il primo tempo, secondo tempo tutto di marca giallorossa. Attenzione, il cross di Perrotta, primo tentativo di testa, poi con il piede arriva Mancini che mette dentro 1-0 e come vedete l'esultanza dei giocatori della Roma, danno le botte in testa chi ha segnato. Opportunista Mancini. Cufré, il lancio per Totti, il controllo, ancora Totti che alza la testa, guarda dall'altra parte Perrotta, qui il controllo di Perrotta è un po' difficoltoso, bravo Guardalben a chiudere lo specchio della porta. Andiamo al 14esimo perché c'è una grossa opportunità per il Parma con Marchionne, il suo diagonale che si spegne sul fondo. Al 22esimo c'è però una grossa opportunità per la squadra di Beretta con Fernando Couto, il suo colpo di testa va a colpire il palo tra le proteste però dei giocatori del Parma, in particolare di Morfeo che chiedeva forse il penalty, rivediamo nel contrasto con Perrotta. Dal pericolo mancato arriva poi il gol, il lancio molto bello di Totti in corridoio per Mancini, il pallonetto morbido 2-0, la Roma al 22esimo chiude in pratica i conti ancora con questo delizioso lancio di Totti per Mancini, 22esimo, ma non è finita ancora. L'azione che dà Totti va per Perrotta, lo pesca molto molto bene davvero qui Totti,
e Perrotta va proprio a esultare, a ringraziare il capitano, il pallonetto morbido di Perrotta che gioca con una posizione più avanzata, e questa è l'immagine della Roma, attenzione, con il 5 di dato a Totti a Spalletti. Dunque da stasera la Roma è a 2 punti dalla zona Champions League, 42 punti. Pioggia gelida e stadio di Rieti, intitolato al tecnico Manlio Scopiglio, desolatamente chiuso per l'attacco della Roma al record dei record, 8 vittorie consecutive in campionato. La squadra di Spalletti con Totti e senza Chivu sul campo neutro, a porte chiuse, affronta il Cagliari di Sonetti, ottimo in casa, ma capace di fare solo 2 punti da novembre ad oggi, lontano dal Sant'Elia. Si capisce subito che è un'ottima serata per il Cagliari, 4° minuto da Langella a Conti, esterno destro, e Doni con un pizzico di spettacolo sventa la minaccia. La Roma prova la replica all'8°, ma il colpo di testa di Totti, servito da Perrotta, non preoccupa Chimenti. Ancora Roma al 12°, da Perrotta ad Aquilani, il controllo non proprio preciso è lo spunto per una sberla di destro da 25 metri che vede Chimenti attento alla deviazione in angolo. Intorno al 15° d'ora il Cagliari si scatena, prima ci prova Suaso con una incursione in area di rigore giallorossa che semina il panico, l'honduregno evita anche Doni, si defila ma sulla linea di porta c'è Panucci. L'azione prosegue, sempre Suaso protagonista, cerca di acchittare il destro, lo trova e trova anche la deviazione perfida di Bovo che paralizza Doni, un gol che stordisce i giallorossi. Negli spazi il Cagliari di Sonetti va a nozze, 18°, da Esposito all'Angella. Doni e Mexes giocano alle belle statuine e per l'attaccante cagliaritano è un gioco da ragazzi siglare il 2-0 che nessuno si aspettava. Ci mette qualche minuto a riprendersi la squadra di Spalletti. Al 23° Perrotta prova dalla distanza, Bisera respinge con la spalla ma l'arbitro Girardi fa proseguire perché il braccio era attaccato al corpo. 25°, ancora Perrotta, vede Totti in area, il capitano spalle alla porta, controlla, finta la girata, invece appoggia per Perrotta che seguendo l'azione sorprende la difesa del Cagliari e fa centro. La Roma riapre l'incontro e il Cagliari dimentica la manovra in contropiede. Alla mezz'ora Bega fa fallo su Totti, la punizione toccata da Bovo esalta il destro a filo d'erba del capitano giallorosso ma sbatte contro il palo con Chimenti che si era già arreso. Ancora Roma un minuto più tardi, c'è sempre Totti in tutte le manovre più pericolose, l'incursione in area stavolta non trova il colpo sotto in grado di beffare Chimenti e il Cagliari si salva. 34°, sul lancio verso Totti l'assistente di Girardi, Airoldi, alza la bandierina, poi chiede scusa, l'azione prosegue con i difensori del Cagliari che si fermano, Totti prosegue, carica il destro ma Chimenti miracoleggia deviando in angolo, dalla bandierina però la Roma pareggia, Panucci fa da torre e De Rossi al volo sempre di testa sigla il preziosissimo pareggio per la Roma. Solo 35 minuti ma gara gonfia di emozioni e colpi di scena che non finiscono qui, perché al 43° Bisera si fa ammonire per questa brutta entrata con la spalla su Taddei e proprio allo scadere del tempo per un'entrata da dietro su Totti conquista il secondo giallo dall'arbitro Girardi e per l'uruguagio la gara finisce qui, Cagliari in 10 per tutto il secondo tempo. Ma non è un handicap, anzi, al 9° Esposito va via a Mexes al limite dell'area e viene fermato fallosamente. Punizione defilata, va Daniele Conti che carica il destro, il ginocchio di Cufré in area prolunga la traiettoria e il Cagliari passa di nuovo in vantaggio, sorprende una Roma troppo sufficiente alla ripresa del gioco. Una squadra che non trova sbocchi contro un bel Cagliari al punto da suggerire a Spalletti il cambio molto atteso. Dopo 73 giorni di assenza per infortunio alla spalla, torna in campo Vincenzo Montella al posto di Aquilani. Al 21° si vede finalmente la Roma da Mexes a Taddei, il destro non sorprende Chimenti. Dall'angolo di nuovo pericolo, la difesa del Cagliari dorme e Mancini solissimo di testa sfiora il pareggio. 25° ci prova ancora Totti da fuori area, il tentativo di pallonetto è troppo violento e Chimenti tira un sospiro di sollievo. 31° il già ammonito Bovo commette l'ingenuità di stendere a metà campo Suaso e per Girardi è automatica la doppia ammonizione, l'espulsione dunque restituisce la parità numerica in campo. Nuovo colpo di scena al 33°, Totti spalle alla porta in area, controlla il pallone e finisce a terra. Per Girardi è rigore anche se le immagini del replay non mostrano solari interventi fallosi di Canini, l'uomo che ha alle spalle del capitano giallorosso. Come sempre in questi casi inutili le proteste, Totti può andare sul dischetto, Chimenti intuisce ma il capitano non fallisce il suo 4° rigore personale e 14° centro in campionato, 3-3. Finale tutto da vivere, 10 contro 10. 39°, occasionissima per Esposito. Salta Rosi, entrato per Panucci, ma Doni è bravo a chiudere lo spazio in uscita. 42°, è bravo e fortunato Chimenti dall'altra parte.
sulla rasoiata di destro di De Rossi, tocca di quel tanto per far sbattere le speranze di vittoria della Roma sul palo più lontano, speranze riaccese proprio allo scadere, perché Pisano, appena entrato al posto di Esposito, trattiene per la maglia Alvarez, scelto da Spalletti per sostituire Taddei. L'ex cagliaritano va a terra, Girardi decreta un nuovo rigore. Duello Totti-Chimenti, l'ex romanista tocca il pallone ma non ce la fa a fermare la botta. 15° gol per il capitano giallorosso per questa vittoria storica. Al termine di una sfida piena di gol e di emozioni, la banda Spalletti conquista il successo. 8 vittorie di fila. In 79 anni di storia non era mai successo. La Champions League fa sognare perfino quel migliaio di tifosi fuori dallo stadio di Rieti. Teatro a porte chiuse per questa impresa romanista. Per la prova del 9 ci vuole cuore, coraggio e anche fortuna. La Roma che sbanca per l'ennesima volta la cassa avversaria è il ritratto della squadra baciata dagli dei del pallone, così felice da festeggiare grazie al consueto girotondo. Non gioca come sa, soffre, rischia grosso perché il Siena non ci sta a fare d'agnello sacrificale, vede le streghe almeno 3 volte, ma poi azzecca tutto e per gli uomini di Decanio diventa notte. Capita così che il guizzo del giovane Volpato nel primo tempo finisca sul palo, permettendo alla Roma di tirare il primo sospiro di sollievo, che Cufré, sempre nel primo tempo, strattoni quanto basti Locatelli per obbligare Airoldi a decretare il rigore, e soprattutto che Chiesa, uno che ha dato 137 volte in Serie A del tuo al gol, si faccia innervosire da Totti, abile nel gioco vecchio come il pallone, quello della posizione della sfera sul dischetto prima di un penalty, e poi fallire l'appuntamento col prezioso vantaggio. Insomma, Roma fortunata e anche un po' sprecona con quel biondo di Mexès in cerca di gloria in attacco. La sorte giallorossa è potente come una febbre oggi. Aggredisce il Siena indebolendo le barriere immunitarie degli uomini di Decanio. Così sul secondo legno di Negro, uno andato in gol all'andata, si chiude il possibile bis per l'ex laziale e la Roma va. Con Perrotta pronto a beffare Fortin, salvato dalla faccia superiore della traversa, e soprattutto con Daniele De Rossi, straordinario nel calibrare una prova di sostanza, ma soprattutto quel destro da cineteca del gioco del calcio, un esterno che al 25° mette in ginocchio Fortin e i toscani. A quel punto la carica del Siena è esaurita, come la forza miracolosa di Totti, obbligato all'ennesima presenza. Il capitano non riesce nel consueto miracolo del gol e della prestazione suprema. Spalletti lo obbliga agli straordinari, quasi fosse un talismano contro i mali. E il capitano, in debito di ossigeno e con i nervi tesi, rischia anche qualcosa nei consueti duelli rusticani in mezzo al campo. Ma non c'è da preoccuparsi. Totti si riposerà in Coppa UEFA a Bruges e poi, anche quando il proprio capitano non brilla come sa, la Roma va anche e soprattutto nel finale delle gare, stavolta con Mancini, poco visibile anche lui, ma abile nella palombella che beffa proprio allo scadere Fortin. È la festa per chi ha vinto ancora e lo ha fatto come non può non capitare a chi osa, ovvero con una buona dose di fortuna. Il ballo della capoeira di Mancini è la fotografia di una formazione che, non fermandosi più, ha voglia di stupire ancora, eguagliare il record di 10 vittorie consecutive nel nostro campionato. 10 sigilli tutti d'un fiato. L'Empoli, vecchia e amata conoscenza di Spalletti, che arriva domenica all'Olimpico, è già avvisato. E il dolore, la gioia, la soddisfazione e un'amarezza mista a terrore che cresce col passare dei minuti. Alle 15:06 di questa domenica, che dovrebbe celebrare la Roma pronta a varcare la porta del Gotha nel calcio italiano, un silenzio irreale cala sull'Olimpico. Ma solo chi è davanti alla TV comprende davvero che Totti chiede il cambio, che la questione è maledettamente seria. Una conferma che arriverà proprio mentre la squadra, rinunciando al consueto girotondo dopo la vittoria, alle magliette celebrative, va sotto la curva sud e cerca di sorridere lo stesso, perché questa domenica 19 febbraio non è soltanto quella del primo intervento chirurgico nella carriera di Francesco Totti, ma anche quella che spinge i giallorossi al pari della Juventus negli anni 30, del Milan nella stagione 50-51 e del Bologna del 1964, ovvero tra le poche elette in grado di vincere 10 gare di fila nel nostro campionato.
lo fa grazie al proprio uomo simbolo dopo Totti, Simone Perrotta. Lui arpiona quel pallone diventato una saponetta nella carambola tra Boucher e Secas e già dopo un quarto d'ora del primo tempo fa mettere il muso della Roma davanti a quello dell'Empoli. Basterà per i tre punti, anche se la passeggiata non sarà di salute. Lo shock per l'uscita di Totti, il Montella ancora lontano dalla forma migliore, l'Empoli che non vuole passare da comprimario. Le complicazioni per Spalletti sono molte, ma non riescono a diventare troppe, perché alla fine le risorse in chiave romanista ci sono. Dopo Perrotta il granitico De Rossi e ancora una difesa che, sia pure senza imporre un regime strategico assoluto, alla fine riesce sempre a cavarsela con sufficiente serenità. In questo contesto esemplare il recupero, la conferma del brasiliano Doni tra i pali, non offre mai la certezza della parata storica, ma spesso, come nel caso di Mannucchi, diventa decisivo. Insomma, anche messa male, anche scioccata, anche squilibrata da un Taddei col freno a mano inserito, la Roma trova nell'orgoglio, nella cifra tecnica individuale, quegli ingredienti necessari per condurre in porto la decima fatica. Adesso quello che si affaccia nel futuro prossimo di Spalletti assomiglia ad un'enorme incognita. L'handicap tecnico di Totti, assente per 3 mesi, non può nemmeno essere discusso. Tuttavia, anche senza il proprio capitano in campo, la Roma ha saputo confezionare alcune delle vittorie di questa striscia prestigiosa. Ed allora, tra felicità e rabbia, gioia e preoccupazione, nessuno dimentica adesso che, passando per il ritorno di Coppa UEFA col Bruges, questa è anche e soprattutto la settimana del derby contro la Lazio. A Roma mai una gara come tutte le altre. Per la Roma attuale, che inquadra nel mirino il record dei record, quello di 11 successi consecutivi, la straordinaria voglia di una dedica in calce a chi, col gambone sinistro immobilizzato, proverà a godersi la prima vittoria della sua lunga convalescenza. Ai tempi di Agostino Di Bartolomei, che a Roma non si vedeva un difensore tanto bravo a spezzare il gioco altrui e a impostare con tempismo ed eleganza il proprio. È lui, il 25enne rumeno già dell'Ajax, il primo regista della squadra di Spalletti, che in giallorosso arrivò come ripiego dopo il grande sgarbo di Moggi, per chi l'avesse dimenticato, le grottaglie soffiato a suon di miliardi alla corte di Sensi. Tessitore. De Rossi votò 6 meno. La lavata di capo di Spalletti, dopo la grave e puerile espulsione di Bruges, evidentemente non è servita. Anche con l'Empoli, il 22enne talento del centrocampo giallorosso gioca una gara costantemente sull'orlo di una crisi di nervi. Randella protesta e il suo nome finisce puntualmente sul cartellino giallo dell'arbitro Messina. Nervoso all'eccesso, sballa tiri come nemmeno in scapoli ammogliati. Come braccio di ferro, irascibile e incorreggibile. Mancini votò 7 meno. Contro l'Empoli gioca una partita meno mostruosa del solito e però semina ugualmente il panico tra gli avversari che di volta in volta se lo ritrovano di fronte. Per informazioni chiedere al traumatizzato Lucchini. Dopo l'uscita di Totti, l'attaccante più pericoloso della Roma è di gran lunga lui, che da fondo ha tutto il suo repertorio, compreso calcio d'angolo ad effetto, tagliatissimo, che fa venire il coccolone a tutta la comitiva dell'Empoli. Folletto. Doni voto 6 più, come direbbero a scuola, bravo ma indisciplinato. Bisogna prenderlo com'è questo 26enne portiere brasiliano che quando prova una presa in plastico volo non è capace di tenere un pallone che è uno e che a volte si ritrova a passeggiare in aria in cerca, si direbbe, di margherite. E però non è il coraggio a fargli difetto e non si può dire che all'occorrenza non si butti. Vada come vada, a volte stupendo per bravura. Spericolato. Montella votò 5. Mettiamola così, l'incidente a Totti non ci voleva per 3 motivi. Per Totti, che rischia seriamente di dire addio al Mondiale, per la Roma, che lo perde sul più bello e alla vigilia del derby di tutti i record, e per Montella, che al termine di una lunga convalescenza avrebbe meritato di restare in panchina ad aspettare ancora un po' momenti migliori. Per l'aeroplanino, 85 minuti di errori, tiri sballati, palle perse, una iattura irritante. Perrotta voto 8. Guardate cosa riesce ancora a combinare il 28enne centrocampista già del Chievo al minuto 92. Avete capito bene, 92. Non lo tiene più nessuno Perrotta, che con Spalletti è tornato ad essere il più forte centrale italiano. Per eleganza e leggerezza di corsa, secondo solo a Kakà, ma a differenza di Kakà, in grado di assicurare alla squadra un incessante lavoro di bassa, anzi alta, manovalanza. Il gol che avrebbe dovuto firmare Montella lo segna lui, galattico.
Totti, voto 8, di stima e di rimpianto. Diario di bordo. Alle 15.03 l'arbitro Messina fischia all'inizio del match. Alle 15.05 Vanigli viene per la prima volta a contatto con Totti e lo spintona. Alle 15.08 Vanigli viene per la seconda volta a contrasto con Totti e lo bastona. Alle 15.09 Vanigli viene per la terza volta a contrasto con Totti e lo randella, sempre da dietro, conciandolo per le feste. Sei assurdi minuti per vedere il più forte giocatore d'Italia finire in ospedale. E poi dicono che il nostro è il campionato più bello del mondo. Vergogna! Il derby dell'Olimpico non è solo l'appuntamento più atteso dai tifosi romani, ma una sfida tra due formazioni accompagnate da numeri record. La Roma è reduce dalle 10 vittorie consecutive in campionato, ma anche la Lazio vanta un'imbattibilità casalinga che dura dallo scorso 8 maggio con 8 vittorie e 9 pareggi. Delio Rossi, con tutti gli uomini a disposizione, sceglie Cribari e non Stendardo e schiera in attacco gli uomini derby Rocchi e Di Canio, quest'ultimo polemico con l'arbitro Trefoloni. Spalletti preferisce Aquilani ad Acur e rilancia Montella per il dopo Totti, col grande assente che non vuole far mancare il suo apporto ai compagni di squadra e si sistema su una panchina aggiuntiva, assediato ovviamente da fotografi e cameraman. La prima azione da gol è giallorossa con Montella che all'ottavo premia il solito inserimento dalle retrovie di Perrotta. Il tiro del nazionale, appena richiamato da Lippi, termina però a lato. Ma è molto più velenosa la replica biancoceleste 5 minuti dopo. Berami vola indisturbato sulla destra e crossa al centro, dove Rocchi anticipa sul tempo i difensori romanisti e gira sul palo. Merita il replay, la conclusione dell'attaccante della Lazio già a segno all'andata. Le squadre però sono bloccate a centrocampo, attente a non scoprirsi, e la Roma deve aspettare il 24esimo e il primo errore avversario in appoggio per armare il sinistro di Montella. Ma il centravanti qui non ha il guizzo dei tempi d'oro, aspetta un secondo di troppo e favorisce il ritorno di Manfredini. Un numero a centrocampo di Paolo Di Canio asseconda invece l'ennesimo inserimento di Berami sulla destra. Ma stavolta il suo cross è intercettato da Mexès. Alla mezz'ora infortunio muscolare per Manfredini, al suo posto l'ex giallorosso Bonanni. Ma al 31esimo è la Roma a passare in vantaggio. Angolo di Mancini e Taddei anticipa tutti, deviando di testa alle spalle di Peruzzi. Per il brasiliano, già letale contro la Lazio ai tempi del Siena, è il quarto gol in questo campionato, manco a precisarlo il più importante di tutti. Insieme a giocatori e tifosi romanisti esulta anche Francesco Totti, in piedi per la preoccupazione del preparatore atletico Vito Scala. La replica della Lazio è affidata al sinistro sapiente di Liverani, che lancia sulla corsa Rocchi. Bravo Chivu a murare la conclusione dell'attaccante biancoceleste, mentre Di Canio sfoga la sua rabbia lanciando occhiate di fuoco a Trefoloni. Poi il numero 9 biancoceleste, motivatissimo, prova una soluzione in scivolata e di sinistro ad alto coefficiente di difficoltà, ma non riesce a centrare la porta di Doni. E il finale del primo tempo vede la Roma chiusa a riccio a difesa del preziosissimo gol di Taddei. La ripresa si apre con le proteste laziali per un mano di Aquilani su punizione di Dabò non visto da Trefoloni, ma va precisato che il romanista era abbondantemente fuori area. La Roma comunque continua a soffrire sulle fasce, ne approfitta anche Zauri, che mette in area dove Berami si scontra con Cuffré e Oddo, liberissimo, cicca la botta al volo sciupando un'occasione d'oro. Carne per la moviola e il contatto a centro area tra Berami e Cuffré. Ma ancora su calcio d'angolo la Roma sfiora il raddoppio al decimo, stavolta però Panucci e Montella, entrambi sul secondo palo, finiscono per ostacolarsi a vicenda e la palla finisce sui tabelloni. Nuove proteste laziali per un fuorigioco dubbio sbandierato a Zauri, bravo a sfruttare il solito varco sulle fasce. Poi dalla stessa parte è la volta di Bonanni a cercare Berami, che anche stavolta perde il corpo a corpo con Cuffré, favorendo l'intervento di Doni. Ma la Roma è maestra in contropiede, alla prima occasione buona castiga gli avversari con la sua arma preferita. Mancini sfida Oddo a colpi di doppi passi e temporeggia, portandosi a rimorchio Aquilani. Piatto di precisione e 2-0, stavolta sotto la Sud, per l'apoteosi del giovane centrocampista giallorosso al suo secondo gol in campionato dopo quello col Treviso. E anche stavolta Totti rischia l'incolumità per l'esultanza dei compagni. Subito dopo il raddoppio escono Montella e Di Canio per Tommasi e Pandev.
Ma la Lazio, sempre viva in partita, fino al gol di Aquilani, ora accusa il colpo e ci mette 10 minuti buoni per riorganizzarsi. A un quarto d'ora dalla fine la mischia davanti a Doni su cross di Bonanni è tanto minacciosa quanto inoffensiva. Ci prova anche Oddo su punizione appena fuori area. Il commento di Di Canio dalla panchina è molto più efficace del nostro. La difesa giallorossa regge splendidamente l'assalto finale e Totti comincia a festeggiare in anticipo, mentre a Pandev saltano i nervi e ne fa le spese Mancini. La Roma torna così al successo nel derby dopo il 2-0 del novembre 2003 e centra il record assoluto dell'11ª vittoria consecutiva in campionato, interrompendo la lunga imbattibilità casalinga della Lazio, che si ferma a 17 turni. Ora in classifica la squadra di Spalletti è ben 16 punti davanti ai cugini e quel che più importa mantiene il quarto posto in classifica davanti alla Fiorentina. Francesco Totti sventola la bandiera giallorossa per una festa che durerà tutta la notte e anche oltre. Dopo aver centrato nel derby lo storico record delle 11 vittorie consecutive, la Roma alza l'asticella. Di fronte c'è l'Inter assetata di rivincita dopo la sconfitta dell'andata e a caccia di una vittoria all'Olimpico che manca dal 5-4 zemaniano di 7 anni fa. E se i nerazzurri devono fare a meno di Adriano, Samuel e Veron, Spalletti con Totti sempre a bordo campo in emergenza assoluta. Anche Montella, un solo gol in campionato e proprio all'Inter da forfè per i soliti problemi alla schiena. Mancini finto centravanti, Perrotta precettato nonostante le precarie condizioni fisiche e al posto dell'acciaccato Tommasi gioca Rosi. Nell'Inter invece Mancini può scegliere, l'ex uomo è preferito a Burdisso, Chili Gonzalez a Figo e Recoba, già 6 gol contro i giallorossi, a Martins. E il Cino si presenta subito scaldando il sinistro dalla grande distanza e impegnando Doni con un intervento in 2 tempi senza nessun nerazzurro appostato per il tapino. Sicuramente più difficile l'intervento di Toldo, che deve distendersi in tuffo per respingere di puro istinto una punizione di Taddei deviata con la punta del piede da Mancini, come si può vedere nel replay. Ma il portiere interista non può nulla sull'azione successiva e al 9° la Roma è già in vantaggio. Mancini sfonda a sinistra aggirando Materazzi. Il suo assist al centro passa tra le gambe di Uome e finisce a Taddei, che deve solo appoggiare a porta vuota e raccogliere l'ovazione della Sud. Dopo il gol nel derby un altro centro, il 5° in campionato per Taddei. E come domenica scorsa è festa grande a bordo campo dalle parti di Totti. L'Inter reclama, ma senza esagerare, per una presunta trattenuta di Chivu su Cordoba a centroarea su una punizione di Recoba. Pieri fa proseguire, mentre Spalletti, nella bolgia dell'Olimpico, si affida al gioco dei mimi per farsi capire dai suoi che, nonostante i problemi di formazione, sono messi meglio in campo. E Mancini allora, dopo mezz'ora, fa alzare dalla panchina Figo, fuori Chili Gonzalez non pervenuto. Ma l'approccio alla gara del portoghese non è da pallone d'oro, con un cross che c'entra all'esterno della rete. Dalla tonnara di centrocampo, dove le due squadre si chiudono in 30 metri, riescono a ripartire solo i giallorossi, ma senza comunque chiamare in causa Toldo, disoccupato nel primo tempo più o meno come Doni, almeno fino al 44esimo, quando il portiere brasiliano viene impegnato da questa girata da fuori area di Cambiasso deviata in corner. Cresce l'Inter in chiusura di tempo e Chivu è chiamato ad un salvataggio in extremis su un doppio traversone incrociato, prima Figo da destra e poi Stankovic da sinistra, e il primo tempo si chiude con la Roma in vantaggio. I nerazzurri cominciano la ripresa con lo stesso piglio aggressivo del finale di primo tempo e sempre il sinistro di Recoba lo spauracchio per i padroni di casa. Ancora una conclusione da fuori, stavolta di Stankovic, finora a suo agio come cannoniere soltanto contro il Lecce. La Roma adesso ha il fiato grosso e si chiude nella propria metà campo, ma quando riparte fa male. Mexès ruba palla a centrocampo e Taddei lancia subito Mancini, che controlla come può e in precaria coordinazione sfiora il raddoppio, spedendo alto di poco sopra la traversa. Ancora giallorossi pericolosi, stavolta su calcio di punizione, batte Chivu e Panucci, solo in area, buca la problematica deviazione di tacco. A metà ripresa allora Mancini cambia, dentro Martins, ma stranamente al posto di Cruz. E sul quarto calcio d'angolo l'Inter va vicino al pareggio, complice un prolungato show di Doni, che per 2 volte respinge a Candela senza riuscire a liberare l'area piccola. E buon per lui che De Rossi sia appostato sulla linea sul colpo di testa di Martins.
Premio fair play per Mancini, che sull'entrata in scivolata di Materazzi ad altissimo rischio non cerca il contatto da rigore. E forze fresche nell'ultimo quarto d'ora, con Carjà per Rosi e l'ex laziale Cesar per Pizarro. La partita, molto spigolosa ma tutto sommato cavalleresca, si incendia quando Dacour commette fallo da ammonizione su Martins e Recoba vorrebbe passare alle vie di fatto. Poi è lo stesso Cino a penetrare nell'area avversaria, ma al momento del tiro viene stoppato da Kivu con perfetta scelta di tempo. Il motore dell'Inter sale di giri ed è assedio alla porta di Doni, che prima assiste da spettatore ad una mischia sbrogliata da Cuffré ai limiti dell'area piccola e poi si distingue con un tuffo nell'angolino basso per deviare la conclusione al volo di Uome. A 5 minuti dalla fine però è Panucci ad avere ancora, su punizione di Taddei, l'occasione per chiudere la partita, ma il difensore non riesce a salire in quota, il suo colpo di testa termina alto. Altra palla d'oro per Perrotta all'88esimo, ma il centrocampista giallorosso, al milionesimo chilometro percorso, si fa recuperare da Cordoba. Doppio peccato mortale, perché al 90esimo l'Inter pareggia, nella maniera più lineare. Cross di Figo e Materazzi può staccare in tutta libertà e battere Doni. Secondo gol in questo campionato per il difensore della Nazionale e col senno di poi la squalifica di Samuel non è stata poi così disastrosa per i nerazzurri. Finisce 1-1, un pareggio che interrompe la serie d'oro della squadra di Spalletti, accompagnata comunque meritatamente dagli applausi dell'Olimpico e dal coro tormentone della settimana giallorossa. La Roma penso che ha battuto tutti, o quasi. Dopo 3 mesi e un giorno arriva la nuova sconfitta in campionato della Roma. L'ultima, l'11 dicembre del 2005 in casa col Palermo, sembrava destinata a non essere più replicata dalla fantastica banda Spalletti. Invece eccola qui, capita a seguito di un primo tempo devastante dell'Ascoli, perfetto nella sua struttura all'italiana voluta da Giampaolo, ma si concretizza molto di più di quanto non dica il risultato, perché alla fine la necessità può sì diventare virtù, ma non surroga assenze e limiti tattici significativi. Hai un bel dire, gioco senza centravanti, i miracoli calcistici non sono di questo campionato. Basta un gol preso quasi per caso, errore di Aquilani, ficcante Fini per Quagliarella e 1-0, che la sfida diventi tutta in salita per i giallorossi. Senza un punto di riferimento vero in attacco, si squagliano gli uomini di Spalletti nonostante la pioggia gelida di Ascoli. La squadra di casa sa essere devastante. Cuffré non sta bene e Foggia sembra un folletto imprendibile, abile anche nel pescare in area Paci. 2-0 e tanti saluti alle strisce record e ai sogni di gloria di invincibilità. Non finisce qui, sui nervi la Roma prova a replicare, si getta in avanti quasi senza costrutto e rimedia in chiusura di tempo, il più devastante per i giallorossi in questo 2006, il contropiede da manuale di Quagliarella e Budan, 3-0 e Ascolani quasi increduli di fronte a tanta grazia e soprattutto a un tabellino del genere. Certo, poi c'è la ripresa, con la Roma che anche grazie ad Alvarez al posto dell'evanescente Tommasi risale posizioni sul campo, riapre i giochi prima con Taddei, poi con l'autogol di Comotto. Ma sebbene Panucci prima, ottimo Coppola e Mancini poi sfiorino il colpaccio, è sempre l'Ascoli a fare il match, anche al contrario, ovvero attraverso comprensibili paure e improvvisi braccini tennistici. Sì, il timore di vincere rischia di tirare un brutto scherzo a Giampaolo, ma la Roma di Spalletti oggi non era la solita, come se il colpo di testa di Materazzi 7 giorni fa avesse infranto un incantesimo. Dal record a 2 sconfitte consecutive, prima il Middlesbrough, poi l'Ascoli, il passo è stato brevissimo. In attesa di una riprova domenica in casa col Messina, meglio ritrovare subito umiltà e voglia di reagire. Mercoledì c'è già una teorica gara perfetta da giocare, il ritorno degli ottavi di UEFA contro il Boro sotto di 1-0. Le vittorie di Fiorentina ed Empoli mettono pressione a Roma e Messina in una sfida che nasce per gli amanti della cabala sotto il segno X. Nessun pareggio infatti nei precedenti all'Olimpico fra le due squadre e nessun pareggio tra gli anticipi di ieri e le gare di questo pomeriggio. Non bastasse il doppio stop Ascoli-Boro, è emergenza difesa per Spalletti. Doni non recupera, Kivu e Mexes squalificati, gioca Rosi per Cuffré, anche lui in tribuna come Francesco Totti. Ma anche Mutti non è messo bene con la triplice squalifica di Coppola, Donati e Zanchi. A spaventare subito i tifosi romanisti c'è un'uscita terrificante di Curci, che replica pari pari
quella di mercoledì in Coppa UEFA. Anche stavolta, per fortuna del portiere romanista, l'errore resta senza conseguenze. È invece letale l'uscita a vuoto di Storari al settimo, che costa il gol del vantaggio della Roma. Ma è splendido l'inserimento dalle retrovie di Perrotta, che sul cross dalla tre quarti di Panucci anticipa tutti e gonfia la rete. Quinto gol in campionato per il Lampard giallorosso e i romanisti ritrovano il sorriso. E al quarto d'ora la Roma potrebbe subito raddoppiare, più o meno con le stesse modalità. Il cross dalla destra stavolta è di Alvarez e Mancini, attaccante per necessità, dimostra che il colpo di testa non è il pezzo forte del suo repertorio. Terza occasione da rete per i padroni di casa al ventesimo e terza iniziativa da destra, come nell'azione del gol, il cross è di Panucci, la conclusione aerea di Perrotta, ma questa volta il finale è diverso. Parisi è lasciato in balia degli attacchi romanisti sulla fascia destra e si ripetono le stesse combinazioni con impressionante regolarità. Ora ritocca a quella Alvarez-Mancini, acrobatica la girata del brasiliano ma troppo alta. Il tiro a segno romanista non si interrompe e Storari si deve elevare al quadrato per respingere due conclusioni a botta sicura, la prima di Aquilani su assist involontario di Alvarez, la seconda di Perrotta, mani nei capelli per l'occasione sciupata. Al 35esimo il raddoppio arriverebbe anche con una deviazione di De Rossi su calcio di punizione. I difensori del Messina protestano all'unisono per un tocco di mano non rilevato da Bergonzi. Allora De Rossi rinuncia al gol e vince il premio fair play dell'anno confessando il fallo all'arbitro che annulla. Applausi, ma il monologo della squadra di Spalletti nel primo tempo si conclude con un solo gol di vantaggio. E infatti nella ripresa comincia a farsi vedere in attacco anche il Messina. Curci si riscatta respingendo in tuffo una punizione di Parisi. Ma a scacciare i fantasmi dell'1-1 beffa arriva al decimo il raddoppio romanista. Mutti nel frattempo ha tappato le falle sulla fascia e allora Aquilani si inventa un irresistibile inserimento centrale, concluso con un destro a girare. Per l'eroe del derby è il terzo gol in campionato, con un'esultanza alla Toni che è un guanto di sfida lanciato alla Fiorentina per la corsa alla zona Champions. Si sveglia e allestisce la prima vera azione manovrata. Il triangolo tra Floccari e Muslimovic però è vanificato dalla reattività di Curci. Mutti inserisce Di Napoli per Muslimovic e il cambio dà immediatamente i frutti sperati, perché il nuovo entrato va in gol a metà ripresa, anche lui in assolo. Umiliato in velocità Kufur e beffato Curci che non trattiene. Inutile il tentativo di salvataggio di Rosi. Undicesima rete in campionato per Di Napoli e partita riaperta. Taddei prova a richiuderla con un'incursione aerea, ma Zorò lo trattiene al suolo con metodi spicci. Per Bergonzi è tutto regolare. Kufur resta una minaccia costante all'incolumità della difesa romanista. A Floccari basta aggirare lo statuario difensore per ritrovarsi a tu per tu con Curci, ancora provvidenziale con questa uscita di piede. Il portiere romanista diventa l'eroe della serata in un finale che vede i padroni di casa con la spia della riserva accesa. Volo su tentativo di autogol di Kufur, ancora lui. Sussulto d'orgoglio a tre minuti dalla fine per Mancini, che impegna Storari con una sberla da fuori area. Efficace, ma stavolta stilisticamente discutibile, un minuto dopo l'intervento del portiere messinese sul tiro di Okaka subentrato a Taddei. Con uno Spalletti furibondo nei sofferti secondi conclusivi, finisce 2-1 per la Roma, che riprende così l'inseguimento alla Fiorentina. Per il Messina invece si fa già decisivo lo spareggio salvezza di domenica contro l'Udinese. Fa anche Del Piero, che non è stato neanche convocato per la Champions. Non ci sarà Nedved squalificato. Mauro, c'è un allarme in casa Juve in vista della Champions o siete tranquilli? Subito allarme, dopo il pareggio? No, per le assenze. Il Lussol delle Alpi di fronte Juventus e Roma. Spalletti sempre senza punte, si affida ad una squadra ricca di centrocampisti. Del Piero è in campo, recuperato in extremis, Trezeguet in panchina. È tutto pronto, tre poloni dà il via alla partita. Si parte, Juventus Roma. Bianconeri a caccia di altri punti importanti per dare l'assalto definitivo allo scudetto. Per quello che riguarda la Roma invece l'obiettivo è il quarto posto in classifica, che varrebbe la Champions League. Grande spettacolo al Delle Alpi. Roma subito in possesso di palla con Perrotta, lo scambio con Aquilani, da Curro in profondità proprio per Perrotta in posizione regolare, tenta subito la conclusione di destro, Buffon fuori dai pali, pallone fuori, Capello imbufalito. Avverte i suoi difensori di stare più attenti. Juventus con Vieira, pallone per Del Piero,
Ma via da Aquilani, molto bene Del Piero, poi rallenta la corsa, scontro con Kufur, ma c'è un problema per Del Piero, rivediamo tutto. Del Piero accenna lo scatto, poi si ferma, settimana per lui, problemi alla coscia sinistra, ancora un risentimento muscolare. È durata un quarto d'ora la partita di Del Piero, non ce la fa, entra Trezeguet al suo posto. Per il capitano a rischio anche la partita di Champions League di martedì a Londra contro l'Arsenal. Taddei, il tocco per Perrotta, larga destra per Rosi che ha sostituito Alvarez, anche lui fortunato, pallone nel mezzo, attenzione, Taddei anticipato da Zambrotta, grosso pericolo per la Juventus. Spalletti si dispera. Ancora Roma, più intraprendente, Dacur. Resiste la carica di Nedved, prova ad andare via da Kur, ancora lui, la serie di dribbling, pallone sul sinistro, la conclusione, Buffon in due tempi, c'era in agguato Mancini. Bella l'azione di Dacur. Camoranesi a destra, prova a reagire la Juventus, il pallone nel mezzo, sul sinistro, il tocco è per Nedved, deve crossare, ci riesce Aquilani di testa, pallone fuori, alla mezz'ora, la prima azione pericolosa della Juventus. Dalla bandierina Camoranesi nel mezzo, Emerson di testa, Juventus in vantaggio, in gol Emerson, l'ex di turno, il Puma porta in vantaggio la Juventus, terzo gol per Emerson, di testa in questa circostanza, a vuota Aquilani, Emerson, Beffadoni, rivediamo da altra angolazione. Ancora Juventus, Emerson prova a cercare un compagno libero, c'è Camoranesi a destra, riceve palla, pronto a mettere in mezzo Ibrahimovic, tenta il gol clamoroso, Kufur di testa respinge, grande giocata di Ibrahimovic. Capello in panchina, richiama proprio Emerson. Viera, pallone in profondità, il colpo di testa di Ibrahimovic per Nedved, controlla bene, ancora Nedved per Trezeguet, può calciare il pallonetto leggermente alto sopra la traversa, buona l'intesa Nedved, Trezeguet, ancora Juve pericolosa. La Roma prova a ripartire con Perrotta sulla corsia di destra, arriva Nedved, brutta entrata, Nedved è già ammonito, attenzione, un'entrata dura di Nedved, tre poloni, non ha dubbi, giallo e rosso. La Juventus deve fare a meno di Nedved, che sente in maniera particolare questa partita, brutto l'intervento di Nedved. Giusta l'espulsione, va negli spogliatoi, quando ormai il primo tempo era finito, Juventus in 10 per tutta la ripresa, Balzaretti in campo al posto di Trezeguet, partita in salita per la capolista. Ecco il cambio, Balzaretti per Trezeguet. Ibrahimovic sarà l'unica punta per la formazione di Capello. Punizione di Camoranesi, il pallone nel mezzo, proprio Ibrahimovic di testa, pallone alto sopra la traversa. Intanto è pronto un cambio anche nelle file della Roma, entra Okaka per Kufur, Spalletti ci prova. Punizione per la Roma, Bovo il destro, in qualche modo Buffon blocca. Attento Buffon nella circostanza, ma la Roma ci crede. Pallone in profondità sulla destra, bello lo scambio di Perrotta con Taddei, pallone nel mezzo, Kaka al controllo, elude la sorveglianza di Turan, va alla conclusione, Buffon battuto, salva in qualche modo Zambrotta e poi Camoranesi a liberare. Intanto manca un quarto d'ora, entra anche Karja per Dacur, subito in area di rigore il marocchino, il calcio d'angolo di Taddei, Karja, il colpo di testa, pareggio della Roma, 1-1 al Delle Alpi, primo gol in Serie A per Karja, ha giocato nella Ternana. Per lui anche un'esperienza in Coppa d'Africa con la nazionale del Marocco, è nato però in Francia, un gol importante per Karja, Juventus 1, Roma 1. Ci crede ancora la Roma, Bovo dalla distanza, esplode il destro, Buffon si salva in angolo, è anche l'ultimo pericolo di questa partita, rivediamo. La grande sfida richiama al Franchi il pubblico delle grandi occasioni, compresi gli imbucati dell'ultimo minuto, guardati a vista da poliziotti e security. Precauzioni risultate inutili perché l'andamento del match, del comportamento vigoroso ma mai sopra le righe dei giocatori, ha subito indirizzato altrove le attenzioni delle due tifoserie. La Fiorentina si porta in vantaggio dopo un minuto di gioco, manco a dirlo, con Luca Toni, sicuramente in posizione sospetta ma libero da marcature ed abile nel bucare doni. Chivu in questa come in altre occasioni non esente da colpe. A guardar bene tutta la partita è la linea di difesa l'anello debole della Roma, perché dalla cintola in su la squadra di Spalletti è micidiale, il più bel esempio di calcio collettivo, gioca a memoria nello stretto e tiene palla quanto basta per agevolare gli inserimenti dei centrocampisti, in particolare di Simone Perrotta. Tre sue conclusioni mettono paura alla difesa fiorentina ma consentono a Lobons di riscattare la brutta partita di Milano e un paio di uscite lontano dalla porta perlomeno improbabili.
La Fiorentina riesce però a non farsi stritolare, sa che per difendere il vantaggio deve essere prontissima nelle ripartenze. Jimenez alle spalle di Toni deve essere la variabile impazzita e imprevedibile, e lui a puntare l'uomo per aprire la strada agli inserimenti di Fiore e Jorgensen. Alle tre conclusioni di Perrotta la Fiorentina risponde con il destro di Jorgens, ancora il destro fuori di Stefano Fiore e il mancato aggancio al 38esimo di Luca Toni su un pallone diventato pericoloso che fa infuriare Mexès subito in partita con grinta e determinazione. Il francese è ammonito dopo tre minuti, ma con Toni ha ingaggiato duelli senza esclusione di colpi, ma vissuti con molto fair play da entrambi. Il primo minuto della ripresa poteva risultare fatale per la Fiorentina. Deinelli, servito male, scivola e agevola il contropiede che Taddei sfrutta solo in parte. Lobons manda in angolo, ma deve assistere alla pressione avversaria, incessante anche se non sempre lucida in chiusura. Prandelli prova a correre di pari inserendo Bojinov per Fiore e spostando Jimenez a sinistra. Dopo qualche minuto perde Luca Toni, uscito dolorante da questa caduta al limite dell'area romanista. Entra Montolivo, come nella Roma nel tempo entreranno Okaka, Carja e Tommasi. La Fiorentina vorrebbe difendere il vantaggio, ma perde di vista alcuni piccoli particolari. Quando Panucci gioca l'ennesimo pallone dentro l'area e Cuffré a collocare il match sul piedistallo più giusto, quello del pareggio. Per il numero 25 della Roma è la prima rete segnata nel campionato italiano. Un regalo che si è fatto per la centesima partita in maglia giallorossa. Ha indossato per un anno anche la maglia del Siena. Ha fermato il risultato sull'1-1, ha rilanciato la sfida per il quarto posto con la Fiorentina. Sarà bellissima, perché se la Roma ha un collettivo straordinario, la Fiorentina davanti fa male e gli altri, Brocchi e Donadelli in testa, sanno sacrificarsi per spingere Luca Toni verso il record in maglia viola di reti segnate in una stagione. Oggi è a quota 26, raggiungendo Amrin e Battistuta. Troppo bene, ha fatto una gran bella partita. Dopo un minuto in vantaggio, com'è cambiata la partita della Fiorentina? È cambiata perché siamo stati costretti ad abbassarci contro una grande squadra. Loro hanno dei difensori molto bravi che riescono a creare superiorità numerica in mezzo al campo, e il problema è stato quello. Dovevamo avere un po' più di coraggio ad aggredirli un po' più alti, però abbiamo affrontato una squadra importante. Andare in svantaggio dopo un minuto e riuscire a reagire vuol dire avere anche una grande forza di carattere. Vuol dire avere dei ragazzi che vogliono lottarsi fino all'ultimo respiro questa possibilità di entrare in Champions. A noi un risultato di parità va bene, ma non è che ci metta a posto le cose, perché poi loro sono una grande squadra, hanno delle potenzialità importanti. Questo lo dice il numero di gol che ha fatto Toni in questo campionato, e di conseguenza noi dobbiamo continuare a pedalare forte, e per noi è una situazione difficile, però quello che poi mi fa ben sperare sono proprio le intenzioni dei miei. Con le immagini Mancini. Senza Totti, Montella e Alvarez, Spalletti recupera Perrotta insieme a Chivu e Taddei per allestire il solito modulo senza punte di ruolo. Nel Lecce mancano Benussi e Valdés, Vucinic è il terminale offensivo supportato da Conan e Pinardi. Ci prova subito la squadra di Rizzo con Cassetti, ma la mira è alta. Ottavo, comincia l'assalto della Roma alla porta di Sicignano, impegnato dal bel tiro al volo di Panucci su invito di De Rossi. Il centrocampo romanista ha il dominio del gioco e al sedicesimo è Aquilani a provare la conclusione dalla distanza, stavolta al lato di poco. Diciottesimo, Panucci numereggia sulla corsia di destra, tunnel a Pinardi e cross tagliato. Cassetti trattiene Cuffré e per Saccani è rigore. Il Leccese viene anche ammonito, diffidato salterà l'Udinese sabato prossimo. Sul dischetto va Manzini, destro angolato, Sicignano intuisce, ma inutilmente, la Roma è in vantaggio. Manzini esulta come da copione con il ballo della capoeira e le telecamere colgono la soddisfazione di Totti sugli spalti dell'Olimpico. Il Lecce è al tappeto, la Roma non molla. 23esimo, angolo di Manzini, Pinardi lascia la guardia del palo e il tuffo davvero centravanti di Chivu porta a 2 il vantaggio della squadra di Spalletti. Nel Lecce non c'è Ledesma infortunato, al suo posto Camorani. 39esimo, Sicignano esce su Perrotta, la respinta è goffa. Rosi da fuori area tenta il colpo da biliardo. Diamutene sulla linea di porta salva il Lecce dal 3-0. 39esimo, sul lancio in area dalla destra, Panucci spintona Vucinic e Saccani decide per il rigore. Il capitano romanista non è d'accordo, ma sul dischetto va Pinardi. Doni è spiazzato, il piattone però è troppo angolato e si perde sul fondo. 40esimo, Del Vecchio prova il numero dal limite dell'area ma non trova la porta. A Lecce non ne va bene una, allo scadere Vucinic commette fallo di mano e viene ammonito. Diffidato come Cassetti dovrà rinunciare anche lui alla sfida con l'Udinese. Ripresa, 6° minuto, si vede proprio Vucinic nel traffico dell'area romanista, ma la conclusione non preoccupa Doni.
tredicesimo Panucci va via sulla destra ma rovina addosso al collaboratore di Saccani Nicoletti, sorrisi e strette di mano e ironica richiesta di fallo da parte del capitano romanista. Ventottesimo nella Roma c'è Tommasi per Rosi e il barbuto centrocampista indovina un assist coi fiocchi per Manzini che porta a spasso Cicignano in ritardo nell'uscita appoggiando in rete, doppietta personale per il brasiliano che bacia il polsino con le iniziali della fidanzata e Spalletti soddisfatto di questa Roma travolgente. La gara non ha storia e la curva sud può dedicare cori e canti ai propri beniamini, compreso ovviamente Totti, che saluta in attesa di un rientro in campo che potrebbe avvenire tra un mese esatto. Allo scadere sulla punizione del Lecce, Del Vecchio solissimo sigla il 3-1 proprio un attimo prima del fischio di chiusura di Saccani. La Roma è di nuovo al quarto posto in attesa della Fiorentina in campo stasera con la Juve. Il Lecce malinconicamente solo al penultimo posto in classifica, lontano 8 punti dalla salvezza. Fosse Milan-Liverpool. D'accordo, alla vigilia questo Palermo-Roma aveva tutto il sapore di una sfida gagliarda, sontuosa, l'orgoglio dei rosanero, la voglia di Champions della Roma, ma nessuno davvero immaginava una vigilia di Pasqua di questa fatta. Il 3-3 del Renzo Barbera restituisce al campionato la voglia di lottare del Palermo e ridimensiona un po' il sogno europeo, quello più ricco della Roma di Spalletti, peccatrice in questo sabato di calcio di troppa sufficienza. Ma vaglielo a spiegare a chi non c'era qui allo stadio che la gara, dopo il primo tempo, era ancora una questione aperta. Certo, c'era la letteratura dell'ultima finale di Champions, ma la prima frazione di una Roma tracimante metteva all'angolo il Palermo di Papadopoulo, reo di aver puntato tutto sullo spento Machinua. Ecco allora, dopo una ventina di minuti di schermaglie gradevoli, la banda Spalletti che scatta in avanti e fa centro con Taddei, abile a ottimizzare una fuga senza successo di Perrotta. Un 1-0 capace di stordire malamente il Palermo amareggiato per l'eliminazione dalla finale di Coppa Italia e incapace di trasformare in positività tanta rabbia. Così nel giro di 4 minuti nuova fuga solitaria, stavolta di Taddei, e ingenuità di Agliardi che allunga la mano galeotta sul pantaloncino del brasiliano, obbligando Rosetti a fischiare il rigore, perfettamente eseguito come da copione da Amantino Manzini con un destro angolatissimo e imprendibile anche per l'attento portiere rosanero, l'unico ad essere attento per la verità. Il tempo di centrare lo 0-2 che la Roma affonda di nuovo, da Aquilani a Taddei, lancio in verticale. Manzini è velocissimo, supera Agliardi e supera anche il pallone, salvo poi arpionarlo con un tacco inimmaginabile e vincente. 3-0 e fine dei giochi. Beh, si accettano scommesse sulla possibilità di un pareggio quando al 40esimo la traversa scuote la sberla di Di Michele. Anche la sorte volta le spalle al Palermo, già tradito e tanto da Machinua. Invece la ripresa regala le sorprese assolutamente in tema col periodo pasquale. Godeas dà più peso all'attacco del Palermo e Di Michele finalmente si regala la soddisfazione di un gol d'autore. Siamo al quinto ed è 1-3. Trascorre un minuto e la testa di Barone sull'angolo di Brienza arriva prima di tutti. 2-3 e adesso sì che la storia, l'inerzia di questa gara cambia rotta. La Roma ha paura, si scopre timorosa, perde per rotta per infortunio, non riesce a godere della scivolata di Taddei sul sinistro sbilenco di Cufré e dopo una respinta d'istinto di Curci sulla sventola di Tedesco sotto misura, con successivo tiro impreciso di Brienza, capitola davanti ad un exploit da fenomeno di Barone, capace di inventarsi al minuto 33 una rovesciata micidiale sulla zuccata del volenteroso Godias. Curci assiste impotente e il pareggio è confezionato. Certo, mancherebbe più di un quarto d'ora per l'apoteosi di Papadopoulo, ma alla fine è proprio il Palermo a sudare freddo sulla scivolata improvvisa di Agliardi davanti all'accorrere di Manzini. Brivido finale senza esito per una sfida gonfia di emozioni che alla fine, come nella letteratura più classica del pallone, premia equamente le due squadre, abilissime e un po' folli, nel dominare e subire un tempo per parte. Chiamiamolo pure l'effetto Palermo, che tira un bruttissimo scherzo alla Roma. Dopo il rocambolesco pareggio del Renzo Barbera di 7 giorni fa, infatti il sabato calcistico continua a non portare bene alla Roma, che frena con un altro pari, stavolta senza reti, in grado di rivitalizzare una Sampdoria dal cammino a dir poco disastroso, un punto in 9 gare. Così, tra errori di mira ed un gioco che non decolla, la Roma senza punte frena fino a quasi fermarsi, vedendo allontanare la Fiorentina nella caccia a quel quarto posto che vale gloria e possibili quattrini grazie ai preliminari di Champions League.
pomeriggio brutto all'Olimpico e la notizia è ghiotta, visto che quando c'è di mezzo la Roma, nel bene o nel male, ci si diverte sempre. Invece stavolta il nulla o quasi, complice anche questa Samp chiusissima, allestita da Novellino alla ricerca di un pareggio che vale come una vittoria. Ma i limiti strutturali sono tutti della Roma, avvinghiata nel solito modulo del segno anche se non ho una punta, la banda Spalletti smarrisce lucidità e velocità, due ingredienti essenziali per poter surrogare la mancanza di attaccanti di ruolo. Così capita che il pomeriggio di Antognoli scivoli via senza sussulti, salvo impennarsi grazie ad una deviazione fortuita di Falcone su botta di De Rossi. L'uscita tempestiva evita a Tommasi il gol di rapina. Anche Doni si guadagna la giornata, smanacciata su insidioso destro di Palombo, ma queste microscopiche perle si perdono nel mare di noia e prevedibilità offerto dalle due squadre. E a nulla servono, in casa Roma, gli innesti di Alvarez, Okaka e Cargià. La porta di Antognoli resta inviolata, mentre il nervosismo si fa largo tra i giallorossi. Capita così che a due minuti dal termine Mexès, come al solito impeccabile, scivoli sulla buccia di banana della reazione ironico-isterica. Falcia dalla buona, viene ammonito e, sapendosi già diffidato, applaude Morganti, che non ci sta allo sfottò, mandandolo prima negli spogliatoi. Finisce col tiro a giro di Bovo, che non gira abbastanza, proprio come questa Roma a scartamento ridotto, capace involontariamente di ridare serenità e fiducia ad una squadra quasi allo sbando. La Sampdoria di Novellino. D'accordo, la lotta della Roma per il quarto posto, che con una vittoria poteva registrare un bel aggancio alla Fiorentina, e quella del Chievo per conquistare la zona UEFA, che con due punti in più stasera poteva essere migliore. E ancora, l'incapacità dei giallorossi, come a Palermo, di mantenere un vantaggio copioso, quella del Chievo troppo distratto in difesa. A mente fredda i limiti delle due squadre ci sono e si vedono, ma questo 4-4 al Bentegodi è stato un gran piacere per chi ama il calcio, uno spot di un'ora e mezzo per questo gioco che spesso, soffocato da tattiche e calcoli, delude assai. Chievo e Roma invece non deludano affatto in termini di cifra spettacolare. Comincia subito la banda Spalletti, sul cross di Cufré, Lanna scivola, commette un errore grave e De Rossi, come un falchetto, la mette dentro. 1-0 e via alla sarabanda. All'ottavo Luciano è inafferrabile sulla destra, scambia con Moro, offre a Pellissier, Doni ci arriva con la punta del guantone, ma un altro rapace, stavolta a Mauri, in scivolata pareggia. 1-1 si prosegue, con la Roma che dall'angolo sceglie Taddei, la testa di De Rossi esalta il ritardo in marcatura di Mandelli. 2-1 e prima doppietta per il centrocampista giallorosso. C'è la reazione di Lanna, tutta d'orgoglio, e c'è la parata di Doni. Non siamo ancora al ventesimo, il parco dei divertimenti deve ancora offrire emozioni a grappoli. 21esimo, sul campanile di Cufré, Luciano sonnecchia colpevolmente. Quel furbone di Mancini gli ruba la palla prima che esca sul fondo, caracolla dentro l'area e il connazionale, rabbioso, lo butta giù. Rigore, Mancini va sul dischetto, piattone non troppo angolato, Fontana è un gatto e la gara resta aperta, ma la Roma non molla. Al 25esimo lezione di calcio, tutta di prima, coronata da una meravigliosa arpionata in aria di Taddei, che fa tutto bene per il 3-1. Stavolta sembra la svolta dell'incontro, ma il Chievo non è un asino che vola, si mette nella metà campo romanista e macina gioco. Segna con Pellissier, ma Pieri annulla per fuorigioco, ma quando al 36esimo Dacour perde la palla a metà campo, Luciano è un Intercity in contropiede. Assist per Amauri e sinistro da incorniciare. Gara riaperta e Roma di nuovo alle corde. De Rossi va in confusione al 38esimo, Pellissier crede di averlo seminato, ma quello interrompe il triangolo e con l'ausilio di Doni mette in angolo. Ancora Chievo scatenato, Semioli semina il panico sulla destra, il cross è calibrato per Pellissier. Testa sontuosa e magnifica risposta di Doni. La ripresa scarica nei primi 20 minuti un'altra vagonata di colpi di scena. Parte il Chievo, fermato forse ingiustamente in avvio da un fuorigioco non proprio solare di Pellissier. La vendetta arriva dopo 3 minuti. Mancini cerca in area il numero a colori per sorprendere la non impeccabile difesa del Chievo, che stavolta chiude bene e riparte. Semioli sembra avere il motorino al posto delle gambe. La banda Spalletti è sbilenca sul campo. Assist per Luciano, che si fa venire addosso Cufré. Sembra rovinare tutto, poi indovina un diagonale al veleno che permette al Chievo il pareggio. Pillone tarantolato proprio come i suoi uomini. Sull'asse di destra il Chievo è devastante. Minuto 15, l'attaccante controlla forse con un braccio e lancia Luciano, che gli restituisce la palla con un lob delizioso. Chivu è sorpreso, inciampa su Pellissier in area, rigore. Lo stesso attaccante non commette la leggerezza di Mancini, stessa porta, angolo opposto, Doni spiazzato e Chievo che passa in vantaggio. In fatto di rabbia e d'orgoglio però la Roma mica scherza. C'è Alvarez per Tommasi e l'onduregno sembra un pivello quando va addosso
addosso a Dakur. Il francese, tuttavia, visto che il pallone è rimasto lì, carica un destro da Cineteca e per la quarta volta Fontana è battuta. Si chiude qui, applausi e ambizioni quasi intatte per due delle squadre che in questo momento giocano il miglior calcio del nostro campionato. È la Roma della speranza, quella di un quarto posto ancora possibile, anche se molto difficile, della conquista della Coppa Italia giovedì prossimo, e quella di Stefano Okaka, 17 anni ad agosto, chiamato da Spalletti al debutto dal primo minuto in Serie A, dopo che la febbre guasta il rientro dopo 77 giorni dall'infortunio di Francesco Totti. Il capitano saggerà il clima della seconda finale di Coppa Italia contro l'Inter giovedì. Nel frattempo, la Roma della speranza e del turnover evade la pratica a Treviso con la regola di un tempo, il massimo col minimo sforzo, 35 minuti di tocchetti e manovre tutt'altro che esaltanti, un paio di acuti di Borriello e di Reginaldo giusto per scuotere l'orgoglio giallorosso, ed ecco il vantaggio firmato dal capitano di giornata Damiano Tommasi. Un gol su cui c'è la firma in calce del piccolo, per carità solo in fatto di età, Okaka, abilissimo a saltare più in alto di tutti per un assist da esperto centravanti d'area di rigore. Incanalata sui binari più consoni alle esigenze romaniste, ritmi bassi, pensiero al doppio San Siro con Inter e Milan che chiuderà la stagione, la partita deve attendere la ripresa per offrire qualche spunto interessante. E sono le cosiddette seconde linee a far sorridere Spalletti. Loro infatti cercano il raddoppio, ci prova prima Cargià. Quindi sul contropiede delizioso di Taddei, la sberla di Alvarez imprecisa anch'essa, intervallate dal grande rimpianto targato Treviso. Il palo interno colpito da Borriello, abilissimo a fare fuori prima Cufura e poi Doni. Finale tutto romanista con il tabellone che offre la goleada poco confortante della Fiorentina e con Chabani non dà, al rientro dopo 5 mesi, a caccia del 2-0. Si chiude idealmente con l'incursione di un altro giovane, Aleandro Rosi, il cui destro vede la risposta tutta istinto di Zancopè. 1-0 ed il pensiero rivolto, come da copione, ad una doppia speranza. La classifica finale la faranno i giudici, Berlusconi ha già fatto la sua requisitoria, ma scudetto o no, quello che si può dire ora è che quello del Milan è stato un grande campionato, 88 punti e 85 gol sono un bottino impressionante, e anche la Roma ha più di un motivo per esultare al termine della stagione delle 11 vittorie consecutive, congedata con la virtuale certezza espressa da dirigenti e giocatori che la giustizia sportiva le regalerà la partecipazione alla prossima Champions League. Stati d'animo alla fine di una gara. Era condizionata già dopo 5 minuti dalla decisione dell'arbitro De Marco, neofita per Milan e Roma, di sanzionare con il rigore il contatto in area tra Gilardino e Cufré, con Kakà nei panni di giustiziere di Doni, un Kakà in forma da mondiali, vista la facilità di corsa e di smarcamento del brasiliano, nonostante il gran caldo. Certo, gli spazi sono venuti anche dall'atteggiamento degli avversari, tra i quali alcuni in evidente difficoltà sul piano atletico, spremuti da una stagione che per il club è stata di 56 partite, affrontate con una rosa depauperata dagli infortuni. E nonostante le forze al lumicino e con un Mancini innocuo, la Roma è riuscita a restare in partita e a controllare senza troppi affanni, ad eccezione della corsia di sinistra milanista, le incursioni avversarie con Inzaghi e Gilardino disinnescati da Bovo e Mexes, protagonisti i due addirittura della punizione che porta al pareggio la Roma. Rete del francese con la involontaria complicità di Gilardino e Dida. Da fine ottobre sempre in gol in trasferta in campionato i giallorossi. Sfortunati anche perché dopo non danno il riscaldamento, perdono poi anche Dakur sostituito da Totti e ripresa col copione del primo tempo. Kakà contro tutti da una parte, con le punte rossonere sempre ben controllate dalla retroguardia, e dall'altra velenosi contropiedi della Roma, come quello favorito contro voglia da Pirlo nel finale a liberare Taddei e a far riscattare Dida. La differenza al 90° l'ha fatta Gattuso con la sua iniziativa, con Gilardino che si procura il rigore, Bovo espulso e il panchinaro amoroso a far scattare la 18ª vittoria su 19 partite interne del Milan. Notizie da due campioni, Totti ha invocato un rigore e per il resto lo si è visto molto indietro nella condizione. Shevchenko, commosso per i cori, resta con noi, cui si è unito negli spogliatoi Berlusconi, non solo per affetto ma anche per interesse. Al momento l'alternativa Henry resta solo un'ipotesi, ma è difficile far tornare sui suoi passi Shevchenko.